Sì. Buonasera, signore. Buonasera, signore. Buonasera. Non mi sentiremo, no. Non me lo devo fare fazzolare, vedi che sarà un bel giorno. Perfetto. Vuol dire che tu sei stato qua, non hai guardato questo. Non ho capito niente quello che mi hai detto, ma tra l'altro ti ho trovato nuovo, guarda. Buonasera, allora, aspettate che passo dopo tutte le cose. Buonasera, signore, benvenuti in questa live. Io sono Mattio e ringrazio il signor Arcante. No, lo ringrazio io, signor Arcante, per i 9 mesi consecutivi, signor Arcante. Abbiamo detto che il bimbo si chiama Bambi. Esatto, perché Bambi no. Esatto, Bambi no. Ok. Che un nome io lo darei sicuramente nella tua vita, mo. Esatto, importante pure. Dov'è l'uovo? Secondo te dov'è l'uovo? A destra. A destra dove? Della mia... Qua? Sì. Dove? In fondo? Sì. Infatti sì. Ok, e ti stavo dicendo, avevamo detto anche la cosa del... come si chiama? Che abbiamo fatto tardi perché il rider ha fatto tardi e... Cioè, ha fatto tardi. Bro, guarda, quindi... guarda qua sopra. Sì, salta. Non è un uovo. Sì. No, bro, salta. L'uovo, sì. E perché sbrilla? Perché l'uovo sbrilla? Perché l'uovo sta... caccia delle uova! Perché l'uovo sta sbrillando? Allora, questa è carta. Raga, mi raccomando, la differenziata è molto importante, perché se voi non la fate... Non fatela. No, fatela nel senso, nel modo giusto, non fatela nel modo sbagliato. Oh, grazie. Bisogna farla, perché se no il mondo muore. Noi siamo persone per bene e facciamo la differenziata. La carta nella carta. La plastica nella plastica e la pipì nello stomaco. Lo sai che la pipì converrebbe farla fuori e perché non... Perché mi hai detto questa cosa? Ah, se tu vuoi bene all'ambiente, no? Mm-hmm. Lo vuoi bene all'ambiente in tutto e per tutto. Quindi sì. Tipo anche sul risparmio dell'acqua. Lo sai quanto ogni volta che tu scarichi il cesso... Ci sono arrivato. Oh, ragazzo, scusate un attimo, stoppiamo. No, sbusti dopo. Raga, dobbiamo sbustare. Sbusti dopo. Ho preso due Happy Meal proprio per sbustare. Sbusti dopo. Prima giochiamo. Voglio sbustare. Verso metà live. No, però se ci sono... Verso metà live e due sub. E due sub sbustano, ce la sbustiamo per conto nostro, ragazzi. Esatto. Sono due pacchetti McDowns. McDowns? Vogliamo... McDonald's. Sono McDowns, signori. No, McDowns. Quindi stiamo parlando di combattimenti di wrestling. Stiamo parlando di wrestling, ragazzi. SmackDown. Più down che Smack. Veramente pericoloso. Oggi veramente pericoloso. Ho imparato a girare con la macchina, ragazzi. Allora. Sono un neofita con la sua prima guida, ragazzi. Sono scammato una patata. Perché? Manco una patatina. Grande? Tutto. No, zio. Sì. No, abbiamo cambiato, abbiamo preso il panino poi. Il coso di tomate. Sono sempre... il Mac Toast non c'ha patatina. C'è il Toast e... C'è patatina. Toast manco una patatina. Sono scammato una patatina. Vabbè. No, non si vede, guarda dov'è. Ah, vabbè, sono pazzo. Vabbè, sei pazzo. Ma te lo puoi tenere? Lo stavo già rompendo. Pica. Puoi tenertelo, puoi tenere. Posso buttare. Poi sì. Bene. Allora, io andrei con una quest, però. Aspetta un attimo, le quest dopo. Fammi un attimo capire dove siamo, chi siamo, cosa siamo. Sì, lo so, è normale, sì, tranquillo, tutti i giorni ci combatto con te. Vabbè. Ma per cosa fanno? Ma come cazzo ci giochi con sta musichina costante nelle orecchie? Raga, ma per favore ditegli che gli dà fastidio la musichina che mette. È ingiocabile così. Pensa che io lo gioco sempre così. È presente quanto il mio ultra istinto si è cresciuto in questo periodo? Io gioco senza musica, quindi. Cioè con la musica del gioco, quindi. Questo, quello che è in mano. Sono nuggets. Chicken. L'hai visto tu com'era l'ordine, sì? L'ho fatto due di più. Uno completo. No. Ti hanno dato un solo crispy. Come sono tu? Sì, perché ti ho dato l'altro di questo. Ho detto che ero sicuro che lo sbagliavo, a parte il Borsheikam. Ma hanno sbagliato proprio il panino.
Non poteva cominciare meglio, signori, questo episodio su Jackissimo col panino scammato. Ma poi la musica dei pagliacci si è messo, ma... Mi sembra Donkey Kong, mi sembra. Ci credo che uno diventa stupido così. Preso conto della situazione, quindi... Ci siamo, signori, sono operativo. Fatti più là. Vai a sinistra. Bro, aspetta un attimo che me lo aspetto. A te ti dà fastidio, vuoi un po' di piombo? Sì. Cioè, esatto. Il tizio che mi ha appena detto una frase fastidiosa. Tipo? Esci fuori, schiappa. Dove sei? Dove sei? Allora, quindi Mirko, facendo un resoconto. Con la musica del circo, in questo... Ma stai facendo una missione? No. Ok. Però devo andare a fare. Faccio la musica del circo nelle orecchie. Mamma, se non puoi capire. Allora, quello con solo ketchup l'ha fatto. Questo no, questo te lo mangi tu, palesemente. Ma che cazzo hanno fatto, zio? Questo è tutto tuo. Ma c'era il tosto alla fine? No. Cioè, allora, praticamente ti hanno dato un crispy. Ed è almeno uno te l'hanno dato. Hanno sbagliato un panino con l'hamburger, hanno preso quindi è tuo, le nuggets. Due BBQ, di cui uno è come l'abbiamo ordinato noi e l'altro è completo. Meno male che tu non hai situazioni che non puoi mangiare cose. Perché sì, no, era... Dove... No, eravamo rovinati. Devo fare la quest, però. Mm? Mamma mia, con questi che grida nel circo. Pi, 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 pi. Sì, beh, permettici. Però adesso... No, potrei... è quella di Cuphead. No, ma mettici un attimo e prova. Ma sono solo so, sì, io sembra così il gioco. È bellissima questa qui. Ma tu guarda, la scena. No. Io sono diventato stupido. È proprio bella questa qui. Te la abbasso se vuoi. Ogni volta che tocchi. Signori, buonasera, quindi ci siamo, mi vedete? Ma qua c'è il controllo. No, non ci faccio! Non mangi. Ok. Signori, come sempre... Benvenuti. Beh, penso tu tocchi. Ciao, signor Chris. Fa le cose folli. Ciao, signor Chris. Oggi abbiamo un ospite, come vedete. Dopo che siamo stati... Quanti? 20 minuti di organizzazione ci siamo voluti. 20 minuti. No, beh. Io sono di countdown. Quindi 13 sono di organizzazione, ok. Una decina di minuti di organizzazione. Però oggi si fa la missione, ma devi dire che devo fare la musica per i ragazzi. È un piacere rivederti. Sai, credo di avere un piano geniale. Hai presente i bot esplosivi che ci sono in giro? Beh, ne ho solo. Come poi ti faccio vedere le ferite. Ho trovato questa bellezza di un comando a distanza e di una quantità di esplosivo superiore alla norma. Jack, con comando a distanza. No. Bot esplosivo verso. Ah, c'ho io. È mio. È il mio content questo zio. Questo è regolarmente il mio content. Luca, non è sapessi di Sonic dopo la metà. Oh, la missione proprio che cercavo. Questa qui mi apre il passaggio. Bro, capito che sto che dobbiamo fare? Dammi. No, mia. Ma io sono arrivato, non ho dubbio. No, non è partita. Aspetta che controllo sul coso. Ah, se da telefono, Chris. Se da telefono devi rientrare e riloggare. Perché ogni tanto si bug. Lo fa pure a Mirko spesso questa cosa. Se invece non sei da telefono, dobbiamo capire perché non è arrivata. No? Bro, però se tocchi non riesco a giocare. Non hai sentito tu il... Sei hai cosa, no? No. Non è partito. Ma ti aggiusto. Bro, devi continuare a toccare? Sì. Sennò, va. Perché sennò non... Metti pausa. Sto mettendo pausa con il joypad che non va. No, aspetta che controlliamo la cosa. Quindi capito che è successo con i panini? Ma hanno scammato tutto quanto, signor però nervoso, però muovi rapi, bustina! La cucina si vogliono fare due sabato, certo. Posso giocare? Aspetta, bisogna capire se abbiamo scammato il ragazzo oppure. Non abbiamo scammato, non è. Se è da telefono è solito il problema. Però controllo perché non è detto, capito? Quindi qua l'abbonamento è arrivato. L'ultimo è di Dark Hunter, no? Esatto, sì. Non posso nemmeno farti ripartire, perché vuol dire che non l'hai. Cioè non l'hai condiviso. Se no è arrivato, cioè 12 abbonati sono arrivati. Quindi sì. Però non è stato condiviso, bro. Devi solo condividerlo. Puoi andare. Sei operativo. Qual è la missione comunque? Fammi capire.
Ho donato con acqua e collato con il fan. Ok. Non è la tipo. Mirko, devo nutrire io, praticamente. Come? Offesa. Ma la missione qual è quindi? Fammi capire, devi uccidere tutte queste cose. Andiamo. Comunque stai leggermente morendo, comba, posso dire. Ma perché? Oh! Non riuscivi a masticare in velocità. Imbucia. La vedo, imbucia. Immaginate un bambino che significa. Vuoi spiegare cosa significa imbucia, per favore? Che chiaramente non capiscono. Puoi spiegare? No, la mano da terra. Da. Puoi spiegare quindi cosa significa imbucia? In cucuzza, in cucuzza. Non capisco. Anche in cucuzza non è molto comprensibile. Puoi spiegare per favore in cucuzza cosa. Però non mi recca la verità, a me mi fa solo senso. Sì. Io non so, te lo dico pure. Quando ci sono cani e gatti, a me fanno senso le cose. Quando ti lecchi, non sto scherzando. Però. Se tu mi lecchi, ho l'istinto automatico di togliere la mano. Quindi ho cose in mano. Vola. Pensa col panino come è pericolosa questa cosa. No, well. Allora. Allora, ma dobbiamo farlo? Ragazza? Ma prendere di meno! Di meno? Non riesci! No, se non riesci a nutrirmi quattro palettine insieme! È arrivato il mio Chris, grazie mille del Prime, è un bel giorno! Nutriti con due palettine alla volta! Boy, come back se home, me! Devo cacciare per forza la lingua! Cioè. No, non mi caccio la lingua, non posso... Oh, mi sta leccando tutta la mano, raga. È peggio di un cane. Prime. Quando dai da mangiare a un cane, tu devi dato dare da mangiare a Toby. Mm-hmm. Ti lecca mai la mano? Sì. Ecco, tu stai facendo la stessa ma cosa. Ma devi imbuciare meno patatine. Ma puoi spiegare cosa significa imbuciare? Ma che la hai premere, pressare. Pezzami. riempi la bocca. Due alla volta. No, non mi leccare le mani, però me ne prende sette. Mi sta leccando le mani. Ok. Quello è la mossa dei pinguini quando mangiano. Quando mangiano. Palesemente la mossa dei pinguini quando mangiano. Sono tipo. Conosci i pinguini quando mangiano? Sì. Perché me li sono studiati quando ero più piccolo. Ero malato di pinguini, devi sapere. Mamma, Kingdom Hearts non ci sa proprio qua. Che canzone è partita? Kingdom Hearts. Tu me la sai che è Kingdom Hearts? No, è un bel rigo round. Questo è. Meno male che non ci sono i patiti. No, sarebbe la, il coso di Hall. Il caffè era tanto di anno. Allora, questa è la tua, quella tua, questa. Questa è la tua, questa. Divertiti, grazie. Buon divertimento. Addio, ragazzi. Ma comunque, già prendo mese, babbo, hanno fatto un buon lavoro. Tanto mio. Manco il ketchup? No, ma almeno se c'è. Vabbè, almeno se sì, ma in gioco cosa ci ho visto adesso il ketchup? Ciao, allora, io. Buonasera. Ricordiamo, signori. Ah, già una sub è arrivata, quindi un'altra sub e facciamo lo spacchettamento. Ma si vedono? Sì. Si vedono da qua, guarda. Se tu vai da OBS, ok, noi siamo qui. Fai così, bam. Bambagia. In basso. Cosa c'hai dietro? Questo cosa? Dietro la carta, un panino, ragazzi. Si è spawnato un panino. Io voglio un panino. Allora, ne apriamo una, ragazzi, no. Perché manca una sub. Manca una sub e siamo operativi. Cioè, non vai di tu? Per aprire il live devo fare la sabbia. Mica me l'altissimo, perché metto che è altissimo, comba? C'ho proprio il cervello. Non mi detto che era così alto. Io gioco sempre così, c'è problemi. Ma non mi detto, vedi che è altissimo. È altissimo perché c'ho un problema al cervello. Non significa nulla. C'è un problema al cervello, cosa vuol dire, raga? Però tieniti qua. Che tanto ti vedi in camera. Mi sembra che io parlo con le teste volanti o con qualcuno che non c'ha la testa. È in ritardo, No, non siamo su OBS. Ok. Qua live. Allora, che devo fare? Devi picchiare tutti e devi arrivare al punto verde, tu. Devi arrivarci sano su salvo. Cioè, puoi anche non picchiare tutti, ma ti picchiano. Quindi picchia. Perché Ali è la cosa invertita, zio? Impazzisco? non hai capito. No, impazzisco?
E questa cosa qui succederà quando, alla missione che ti ho detto io. No, la cosa invertita. No, però, si impazzisce qua. Però aspetta, a quella che dico io, devi sparare roba volante. Ok. Con la cosa invertita, zio. Alzo un po' la musica perché sennò non riesco a focussarmi. Forse l'ho abbassato un po' troppo. Mi date un feedback audio se da voi sente bene? Ma perché gira solo la telecamera sino la... Hai capito? È divertente. Molto divertente. Oh, l'amico mio! Sì. Ciao, amico mio! Ok. Ma mi stai facendo fare a me una missione in cui devo andare in un punto senza vederlo? Davvero grave. Mi tilto. Parte tutto l'audio, ok, perfetto, perfetto. Sì, raga, purtroppo quando facevo questa live improvvisate, voi lo sapete, ormai che mi seguite da un po', non avendo il computer super performante, i miei problemi sono mille. Si ci ha messo pure il rider che è arrivato allo scadere dei 30 secondi, quindi tipo, bordelli, non avevo ancora preparato nulla. È arrivato, ci ha scammato l'ordine, poi arriva. Oh, te l'ho annunciato che ci va. Non era colpa tua, però. No, secondo te questa è la colpa del Mac. Si può dire, chissà da quale McDonald's era. Immagino quello di Rende, ipoteticamente. Il più vicino qua, potrebbe essere anche... No, quattro maglie non penso. No, potrebbe essere anche... Metropolis. Oh, siamo arrivati, eh? No. No, amico nostro. Tu mi stai sul cazzo. Tu pure. Tu l'amico mio. Ehi. Vai, non ci pensare, siamo tutti amici. Posso andare da questo lato? No, è un buco. E mo come si fa? Ho sbagliato strada? No, sei andato bene, mi andare a sinistra. Sicuro? Sì. Sinistra. Allora, questa è una missione veramente fastidiosa. È arrivato, eh? È quasi arrivato, bro. Ho capito, bro, aspetta un attimo. Sto un attimo litigando col mondo, una musica. No! che cos'era questo? Perché da poca vita, G, ecco. Eccolo. Ecco, ma la musica mi dà molto fastidio. Abbiamo un problema, ragazzi. Qua ci siamo mezz'ora. Allora, passami. Io direi iniziare con lo succo alla mela. Ma è l'ultima cosa, secondo me, il succo alla mela. Secondo me invece. Non è male, però, no. Lo sai. Non fare damage. No, non ho avuto il simbolo. Ok, allora andiamo. Cosa? Non... Cosa hai detto? Ho detto andiamo, raga. No. Non ti hai sentito? Qualcuno mi scrive lo spelling di quello che ha detto Mattia. Io ho detto andiamo, ragazzi. Non vediamo lo spelling. Ok. Andrebbe rivista tipo la clip per capire. Sì. Aspetta. Allora, zia. Io voglio prendere tutto così. Vai. Potresti non sparare a nessuno e arrivare lo stesso. Esatto, ci proviamo, vai. Però c'è il nostro amico, zio, lui ci fa tanto però danno. Però tu puoi andare da sopra. Ah, ma lui che mi fa danno qua. Sì, lui le piglia. Però tu puoi andare da sopra, zio. Vai sopra. Vabbè, se ci riesce a salire. Ma conviene? Vediamolo. Devi dire un bottone, però. Mi sa che conviene sopra. Sono meno persone, sì. Sono meno persone. E sono scritto nello spelling. Aspetta, ragazzi, un attimo. Mi guardo like. Okay, aspetta. Hai problemi con la musica? Sì, se no mi dissocio con la parola. Mi divertimo la musica e mi dà fomento. Ok, questa è giusta. Questa è giusta. Problemi con la musica. Perché te l'avevo già detto, cara. Non ho problemi. Adesso farò una. Dove devo andare? Al punto verde. Tara papara. Para papara. Questa è giusta, raga, questa è giusta. Para papara. Para papara. Questa è la musica che ci ha fatto fare la missione di Dexter. Penso che sia quella giusta, raga. In caso la rimettiamo. Siamo arrivati? No. No. C'è il robot quello gigante che mo ci farà proprio male. Prendilo. Parapapa, no. Parapapa. Ma perché me c'ho il tipo il tuo audio super folle? Ma ti stai autosabbando per sbustare le buste, compa?
Se, ti stai autosabbando per sbustare le buste? Siamo arrivati, raga. Signor M, ci siamo autosabbato per... Rianta con me. Ah, quindi aspetta, sono due a busta? Ah, sì. Ah, ok, non avevo capito. Si alza. No! Mircosenza 420. Batti, ti scongeli. Vuoi prendere le Pokémon, ti fanno male. No, zio, è arrivato. Da. Nutriti. Nutriamo la nutria. Mi sa che mi bevo pure il prossimo. No, zio, il succo è buono. ma è mio. Ah, è tuo. Ok. Ti piace il succo? Non è male. Lo so, bro, hai visto? Ti ha fatto scoprire una nuova cosa. No, quando prendo il coso prenderò il succo. Prenderò il succo. E cioè, hai mangiato la mela? Sì. No, la mela non mi piace, l'ho già provata. Questa è la mela. Perché devi sapere che io mangio solo una tipologia di mela. La mela verde. Però se non ti vedono, Però, sì, la mela verde, ma questa è mela rossa. Quella che stai bevendo è mela non rossa. Non lo so, ma il distillato lo so, però. Ma il distillato non è un distillato, ragazzi. Però siediti. Cosa spacchetti? Ci spacchetta due bustine di Pokémon McDonald's. Mostra in cam. Ma perché lei... Ah, ok, cioè, pensavo che non c'è di nuovo il Pikachu davanti. Guarda, vado al sondaggio e prendimi due patate. Non stai parlando proprio per bene. No? No. Raga, ma sto parlando italiano oggi, sì. Sì, ma stai parlando italiano... Cosa spacchetto? Allora, se tu guardi la chat, pensi che arrivano sempre messaggi perché c'ho il coso di Steam Element, se non sei abituato. Ma perché non ti siedi? No. Sì, guarda, mi vedono. No, lo sono... Atleta. Siedi, grazie. Non riesco, se non... problemi mentali. Vabbè, tu c'hai i tuoi... possiamo parlare del fatto che ci hanno scammato un'altra volta solo perché c'è la live e quindi automaticamente non abbiamo fatto Delos. Vogliamo parlare dell'ordine, invece? Partiamo dell'ordine, per favore, vai, mentre che faccio la quest. Semplicemente non mi facevo ordinare. Ok, allora, spieghiamo tutta la situazione, perché così... Adesso è una delle prime volte che... Uno scam, sì, esatto, la Deliveroo, raga. Adesso partiamo da Deliveroo. Ma praticamente cosa è successo? Abbiamo ordinato il Double McMenu, quacchite. Quacchite, mamma mia. Double McMenu con Happy Meal? Con due Happy Meal, hanno doppio menu e due Happy Meal. Sì. E praticamente abbiamo messo doppio Crispy. E, due panini. Stai dicendo di rebottare per fare di vita. L'ho notato, è stato molto brutto. Abbiamo preso due crispy. Un, come si chiama quello? Double BBQ chicken, esatto, double chicken BBQ, soltanto insalata e carne, quindi pulitissimo. Due hamburger, hamburger e ketchup, due quasi plain, ok. Crocchette, mac toast e milkshake e varie patatine. Ok. Che erano comprese nei menù. E vabbè, le varie mele, i succhi di mela e la mela. Ok. Le varie mele. È arrivato un crispy. Due Mac Chicken BBQ, di cui uno completo e uno come l'abbiamo ordinato. Due panini, uno semi plain, non c'era manco il ketchup, un altro poco, e l'altro completo, e hamburger quelli classici. Non è arrivato il Mac Toast. È arrivato il milkshake. Le patatine ci sono tutte e quattro. Perché c'è un menù. E le mele sono arrivate tutte. E le mele. Più la maionese e il parmigiano. Ma ora, signori. Ma hanno scammato il panino. Ci hanno scammato un panino sano. Hanno sbagliato due panini regolari. E niente, ragazzi. Ditemi se è normale. Il corriere doveva arrivare dopo. Ai 15. Speriamo di essere più tardi. Ma stranamente. Aspetta. Devo arrivare ai 15. Vediamo che fa tardi. Ho detto ok, ci vuole 40. No, è arrivata ai 25 quando stavamo. Avevamo appena startato. Perché sull'app c'era scritto che arrivava dopo delle 25. Però va bene, non fa niente. Meglio, è arrivato prima il cibo. Però con l'ordine sbagliato. Quindi c'è questa problematica. Scam lo stesso. Sì. Signori, non so cosa dirvi, però è la follia di tutto ciò è che Mirko è arrivato a essere lì con l'ultra ego folle, non si è capito come, full vita, raga. Non
Non lo dire. non c'è qualcosa di che. No, vabbè, sto vedendo, sto facendo le vie alternative. Tipo, come quando vedi quei tipi fantasmi, non dire quelle cose che non succede. Lo dire, non okay. Lo dire. Ma chi te? Guarda, l'ha detto, guarda che è successo. Ma ha mangiato un piccolo, tra l'altro. E basta. Ah, però non mi lecca le mani. L'ho detto io meno. Sì, però mi stai leccando le mani. No, babba. Mi piace la patata lunga, eh? Quella lunga, sì. Quella lunga. No, babba. Sì. Non c'è un pacco sano. Finiamo ne chiesto, poi mangio i panini. No, non so. È l'ultimo pacco, dico. No, sei peggio in tratto, eh? Sei peggio in tratto. Non chiedere che mamma sta lavorando. Sei peggio in tratto, Sappio. Hai bisogno che è colpa mia? Sì. Perché? Nutriamo, ma non ti trovo l'atleta, raga. Vabbè, no, buono, è un momento catarsico. C'è anche la musica giusta, raga. Vai. Vai, Mirko, se lo fai adesso con la musica da spia è perfetto. Ma tipo il Jack Spia l'altra volta, con va? No! Quello è bellissimo, zio. Vai, zio, sei arrivato, bro. Salta di sotto. Non mi fa saltare. Qua, buttati. Non mi fa saltare. Buttati. Non mi fa buttare. Cioè, si va. Non mi fa buttare. Buon dia. Non mi fa cadere. Devo scendere per forza legalmente, leggi. Ok. Siamo arrivati. Onesto. Dove va, Non lo so, zio, però mi stai leccando le mani, bro. In continuazione, bro. Ho vinto. Bravo, però mi hai leccato le mani in continuazione. Ho liberato altre zone, adesso ti faccio vedere quante uova prenderò. Bel lavoro, ora possiamo collegarci con il cliente. Buona notizia alla base. Grande, portiamole. Dammi l'arma! Ho dato un po' di aroma alla situazione. Bro? Fammi vedere! Abbiamo l'arma... Fammi vedere! Fammi vedere! Pacificatore? Basta, non riesco più a mangiare le patatine, zi. Sono tue. Guarda! Bello, però! Adesso abbiamo sbloccato una cosa folle. Non aprire l'altro succo, faccio. Mi impazzisci? È il mio. Se mi impazzisci però... È il mio succo. Mi piace il succo, però se tu c'è tu Coca-Cola. Me lo lasci, no, il succo. No, il succo era una testa. E allora me lo lasci l'altro? È buono il succo, eh? Tu non mi ascolti quando faccio gli acquisti. Mi piace particolarmente. È buono. Vorrei bermi l'altro. No, non aprire l'altro. Vorrei bermi l'altro. Non è possibile, no. Allora, io direi che una busta ve la siete guadagnata. Nonostante, è perché sono arrivate tre sub da quando abbiamo iniziato la live. Mirko Arcanter, esatto, Mirko Arcanter, il signor Chris. Perché lo devi aprire tu, però? Non la sto aprendo io. La vuoi aprire tu? Voglio. Stai giocando, vuoi aprirla tu? No, apro tu. Ok. Se trovi qualcosa che mi piace a me, è mio. Cosa c'è dentro? Cos'è questo? Ah, la Pikachu viola è carina. Ah, è bello. E poi c'è. Mi manca questo! No, zì, ma ci sono pure queste! E mi manca questo, però, un quacchetto. Questo del tuo regolare. Dipende dall'altro. Ok. Apro. Apri. Se troviamo Pikachu, la carta che costa di più, signori. E aspetta, la si vende. Metti pausa. Signori. Una sola carta, eh. No, sono quattro, però è questa qua, quella importante, è andata un po' ad minchia. Infatti, ve le mostriamo, però vabbè, abbiamo trovato Kirlia. Vabbè, facciamo altre, prendiamo la brusca. Facciamo un'altra sub. Un'altra sola? Abbiamo fatto tre. Ok, un'altra sola sub e sbustiamo un'altra busta, signori. Prima busta è andata, un bala merda. Già metto qua, perché sappiamo già... Che fine faranno? Esatto. Sappiamo già che questa è bomba. Un po' del Kaiser. Bro, ti ricordi questa zona? Perché siamo appena arrivati. Al momento quante carte hai? In generale? Sì, tante. Come carte ne abbiamo tante, perché giochiamo a più giochi. Giochiamo a Yugi, One Piece, Lorcana, Pokémon. Giochiamo o non giochiamo? Io giocavo a Yugi, lui pure. Pokémon l'ho provato a giocare una volta. Hai giocato?
Sono i telefoni Frame della nonna, della zia. Sì, 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 esatto, raga. Manca soltanto un solo primes. E sbustiamo l'altra bosta. Ti ricordi che dicevo c'erano un sacco di cose sulle mura? Ah, come Pokémon non abbiamo tantissimo. Ah, ecco questa qua. Non è che erano queste quelle che mi dicevi? Sì, che... sì, sì, sì. Era nel... cioè, non questo... era in Jack 2, no, in Jack 3. No. Impazzivo, impazzivo nel 2. Dicevo, come Pokémon abbiamo un po' di roba. Non super care, tipo oggi abbiamo sbustato un bel Bulbasaur. Sì, scusa, non Bulbasaur, un bel Charmander. Vabbè, Bulbasaur. 151, e ieri abbiamo sbustato. No, cioè, oggi hai sbustato stamattina, Bulbasaur? Stamattina. Ok, stamattina Bulbasaur 151 full art. Mew Golden. Golden. So come. Vabbè, quello dorato. Comunque, sempre 51, 151. Sulla 30. Esatto. E poi il Charmander, sempre 151 full art. Come roba McDonald's invece abbiamo sbustato soltanto fino a mo questo tizio qui che è Clarf di, beh, di importante, aspetta, che... qua sopra, guarda. Poi abbiamo sbustato quello tizio, il tizio tutto di d'acqua che non mi ricordo, che è un Pokémon di una generazione ma mi fa un po' schifo. E poi uno Sprigatito. Sprigatito sta sulle 2 euro, che comunque è la seconda carta, mi sembra, più cara del set, del set McDonald's, e non è male. Sprigatito è molto carino. Però sai che parte è questa? Oh, siamo di nuovo dalla parte dei ricchi? No. Sì. C'ho un dubbio. Questa non è la reale parte dei ricchi, lo sai? Vuoi sapere che zona è questa? Scusa, è la parte dei ricchi. Guarda. In realtà tu sei... Non posso bermi un altro succo alla mela? No. No, no. In realtà lo sai dove sei? Qui c'erano tutte le... Questo è il sentiero sull'acqua, dove siamo... È quello dove c'è l'ultra istinto, ma, sì, ma modernizzato. Ok, almeno ci sono dei cunicoli fatti bene. Posso un attimo, voglio risentirmi un attimo a casa, posso? Questa è l'ultra istinto, questa parte dove sei adesso. Nuova, chiaramente. Che è fatta benissimo. Qua puoi saltare. Ah, però vedi, puoi andare sia in acqua che... No, è fatta bene. No, adesso è fatta veramente bene. In Jack 2 abbiamo visto tutti come era fatta, ragazzi. Però, fermo, che... no, te devi fermare. Vai, che cos'hai... Due volanti. Ok, ma perché non cambiamo macchina? Ah, che staccatura che vanno sbetti i panini, guarda, mannaggia. Ma ci metto un'ora e mezza a fare i panini. Arrivo un attimo, raga. Ti do le cuffie? Follie? No, e basta la musica. Ma perché basta la musica? Perché la musica era alta. Mettiti sulla sedia, con le cuffie. Ho detto, ho problema con la musica. Io gioco sempre così, mi ha detto. No, ma non mi ha detto. Mentale, non mi ha detto, è alta. Cioè, ogni volta metto le cuffie, mi si scollega questo. È una combo, ragazzi. Questo e tu vuoi che ti nutro col panino? No, ci sono due uova, però io voglio prendere queste due uova e ho capito come fare. Voi state sbustando McDonald's? No, pensavo che lo avrei detto in modo un po' più folle. Ho detto cazzo. No, l'ha detto un po' cringe, ma... Sì, pensavo che sarebbe stato un po' più folle, invece no, è stato un po'... Molto cringe. Sì. Invece nel futuro vedrà benissimo la tua faccia in live, secondo me, amici, è probabile. Ma non si può saltare qua forte? No. Mi sa di no. Guarda quante uova. C'è in realtà due, ce ne saranno, però. Mm-hmm. No, non so mangiare. Prese. Ok. Però qua dobbiamo aprire un'altra zona ancora. Questa città sta crollando. L'ha detto? Sì. Ma quindi è buono il volume? Io lo sento, sì. Così? No! No, compa, abbassa sto coso. Abbassato. Ma perché ti hai fatto proprio quel no come un polle? Non so se tu sei visto gli occhi. Tanto tipo così con gli occhi in modo proprio... No, ma... Hai fatto ottimi pause, compa, non so di cosa fare. C'è un uovo qua nella fontana. L'hai visto? No. Non capisco. Bro, dove l'hai visto? No, sono un volo su questo gioco. Allora, la cosa è partita. C'è un uovo nelle fontane.
C'è un uovo sopra la fontana. Ti hai visto? Mi ricordo che c'era un uovo su una fontana. Non ti ho ricordato. No, zì. No, zì, te l'ho detto io. Cioè, te l'ho detto prima, non l'ho letto. C'è un uovo, cioè, mi ricordo che c'è su una fontana c'è un uovo. E faccio davvero su quella lì. Ah, quindi stai cercando di ricordarti quell'uovo. Sì. Comunque, se trovi questo, non anche 5 euro. Sono? Sono anche, se trovi questo, non lui, questa carta, il Pikachu sbrillo, sono anche 5 euro. Dai 3 ai 5 euro. Vabbè, che rimarranno nel mio album. No. Rimane nel mio album, perché? Lo voglio pure io, quindi lo abbiamo entrambi o lo vendiamo? Abbiamo una sola bustina, per il momento lo terrò io. Sei un ottimo. Ma sei sicuro che troviamo quello? Allora, ti posso dire una carta che cerco? Allora, chi sono i Pokémon? Sono, ma sono queste? Queste qua sono quelle importanti. Allora Pikachu. A me lui, quello rosso. Fuecoco. Ok, perché ti interessa quello rosso? Se mi trovi Paperino, Quaxly, sono felice pure. Ok. Però Fuecoco. Vabbè, tu praticamente il gatto verde ti fa cagare. Ce l'ho già. Ah, ok, ce l'hai. Ce l'ho già. Però allora, siccome tu già ce l'hai, io non ne ho una. Quella che esce me la tengo io. Ed uscirà il Pikachu. Vabbè, se esce il Pikachu, ok. Dobbiamo venderlo però, bro. No, bro. No, sì. No, è importante. Spammino tattico al CM di Lakmiki. Trovate molte carte in vendita lì. Tra Pokémon, Yugi, Lorcana, One Piece, Magic, Dragon Ball, no, Digimon. E prossimamente. Forse prossimamente un nuovo. No, c'è un nuovo gioco che ha detto, di cui ha parlato mio Michelangelo. Probabilmente. Quella centrale. Ah, la fontana centrale, ok. Ho sentito una botta, o è il mio cervello che fa botte? No, è mamma che mi sta stando. Ha lagghicchiato, ha fatto una cosa strana con il flash della luce. Flash l'ultimate di Gate. L'ultimate di Gate? Non la sai? Ah, pensavo... Allora, pure dentro qua dovrebbero esserci, potrebbero essere. E infatti, hai visto? Ma me lo ricordo, ho il cervello malato per questa cosa. Ma è malato al 100% questo gioco. È malato il mio cervello. Sì, ma è commentato al 100% questo gioco che ricorda tutte queste cose. No. E come fa il capello? Signor Dominic, lei ha già si è Signor Dominic, purtroppo perché se no c'era una bustina. Che manca un abbonato. Però non trovo l'uovo. Hai visto? Guarda. Ah, berello bello. Io c'ho una memoria su questo gioco, bro. Che follia. Ti piace il mio fingerlo? Non ti ho toccato, bro. Mangio che ti sparo. Bro? Ma non l'ho toccato, è normale però... che non mi ha picchiato, bro. Si è rialzato, è come giusto che sia, se ne stava andando per i fatti. Basta che vedo che c'è lo scudo della mappa. Aspetta, vedi dove è lo scudo della mappa? Sì, no, più che altro voglio fare... No, ecco. Questa live, raga, come vedete anche dal titolo, l'importante è che l'abbiamo detto in mezzo, 41 di live non l'abbiamo detto questa cosa. Che è un mixed. È un mixed, bellissimo. Io vado allo scudo. È un mixed filler, ciò che significa. Ci abbiamo del canon... e del no canon, quindi abbiamo momenti canon che facciamo un po' di lore e momenti no canon in cui giriamo per la mappa e cerchiamo uomo. Sai che potrebbero esserci anche negli alberi? È una bustina di Pokémon McDonald's, signor McDonald. Ne ho già aperta una ed è uscito un Pokémon del cazzo. E alla prossima c'è Pikachu, Abbiamo raggiunto le due sub. Ora Mirko ha fatto la terza e manca la quarta per poter sbustare l'altra busta e sperando di trovare il Pikachu. Pikachu folle, noi ci crediamo. Crediamoci insieme, raga. Crediamoci insieme. Che finirà nel mio album. Va benissimo. Non si venderà, signore. Andiamo. Ah, lo scudo, hai ragione. Eccolo, dov'era. Ah, beh, guarda. No, però stupendo come l'hanno inserita, compa. Sì. Meraviglioso. No. Voglio entrare. Ah, comunque, da me. Oggi ho sbustato nell'album di Pokémon il Charmander. Come si chiama? Pulart. Io ho il Bulba. Vabbè, mio me l'ho sbattuto tu in realtà. Vabbè, però mi interessava il Bulbasaur. Vabbè, però mio era più importante, certo. Sì, a livello di prezzo, sì. A livello di carta, poi, no.
Mi sa che è Canon qua. Ma è momento. No, mi dica, ha regalato una sabbia. Come? Ma sei un po'. Grazie, amore mio. Signor Dominic, ringraziamo. Dovevo sbustare. Spostiamo subito la busta. Ne sbustiamo subito. Eccola là. Per la Ludos, questo è altro. Grazie, Dom. Immagini per te. Vai, zio Mirko, questa è tutta tua. Ti nutro anche con una croquess o non la vuoi? Va bene, iniziamo. Vuoi mostrare? Ok. E alla collezione più grande. Penso quella in comune. Penso che la collezione più grande sia quella in comune. La singola non, di entrambi non è importantissima. Cosa avevi tu? Cosa hai trovato? Pikachu. Chi è? Pikachu. Ah! Ok, una me la tengo. E una è mia. Questa qui che è nuova, bella nuova, appena sbustata è mia. Quindi. Signore! Guardando il tablet dell'arte, ci sta. Ti serve? Una partita, partita. Voglio? Non è partito l'alert, raga? Oggi è partito l'alert. Aspetta, non aprire, aspetta. Già l'ho visto io. Vabbè, però non lo mostrare. È partito l'alert, datemi il feedback. Ok, sennò la partita manualmente. Allora faccio comunque, vai. Boom. Siamo il peggio del trash. Reggaeton, twerkaeton. Così l'ho fatto partire. Perfetto. Buona, vai. Chi è? Ne vedo? So che vedo, no? Sì, si vede. Uno, ritardo, chi è? Sulla nave. Due. L'hai messa ultima? Sì. Tre, ed è quella tua, Matti. Oh, è uscito! Vabbè, io... Cosa è uscito a te? Sono Felix. Cosa è lui? No, c'è lo no, zio, dammi l'uccello allora. No, non me lasciami Quaxley, è Paperino, ma. Vabbè, però è uscito Quaxley, zio. Ma per te, zio. Vabbè, no, ti tieni quelli di Pikachu e cosa. È già buono. Questo è che cazzo sono? Un cogliazzo. È già ti tieni quello di Pikachu, è buono. Non stavo pensando ad altro. Quindi... Allora, due bustine andate. Per oggi. Ragazzi, però se fate altre 5 sub, riprenderemo un altro Happy Meal. Te l'ho portato, se paghi 10 euro... Ok. Altre 5 sub, prendiamo un altro Happy Meal. Ok, ragazzi. E l'ha detto Mirko. Io non posso dire... A questo punto facciamone due. Due sub? No, due Happy Meal. 5 sub, due Happy Meal, ragazzi. Ve lo dico, qui c'è una uova. È molto probabile che ci siano uova qua dietro al computer, guarda. No, mi ha fatto una parte. Sentite un attimo un piccolo rumore. Allora, com'è la missione? Io ti metto, ok? Ah. Qual è la missione? Non ci abbiamo ancora parlato. Ma perché siamo in questa zona? Ah, ma è vecchio? No, ma il vecchio era cattivo. Come? Il vecchio si è rivelato il boss finale. Sì, ma non è il vecchio, ma... Oh, è l'uccello! Devo giocare io? Allora, tu ti vuoi occupare più della storia? Sì, io sì. Io più del cazzeggio. Mi piace. Tanto tu cazzeggi lo stesso la storia. e io nel cazzeggio faccio cose serie, quindi... Allora, è una cosa perfetta. Ci compensiamo. Sì, e tu cominci a mangiare qualcosa. Senti, se questo coso non te lo mangi, io me lo prendo. No, io te lo dico. No, ma perché? Mi piace. Allora, io non lo sai tu questa cosa. Ma io ti ho fatto scoprire adesso, ti ho fatto scoprire una cosa nuova. Ma tu non sai questa cosa? Aspetta. Che quando capisci che una cosa ti piace ne abusi? No, lascia stare quello. Tu non sai la mia malattia per i succhi. No, ma non lo manco volevi però. No, ma ti racconto questa cosa. Senti un attimo che ti raccontiamo questo fatto. Allora... Intanto dizzi che vuoi non Jack gironzola. Sì, sì. Allora, ragazzi, io devo la prendere insieme al pill l'acqua. E tu vabbè. Cioè, no, prendiamo il succo alla mela che è buono. E tu vabbè. E lui ha detto va bene. Ha bevuto il succo alla mela. Allora, no. Vuole bere anche l'altro succo alla mela. No, perché Mirko non sa questa cosa, raga. Io quando... Vabbè, bello, tu hai detto va bene, prendiamo uno solo. Non prendine due. Allora, tipo, bene, c'era uno però mi controllavo. Vedi che io le penso di queste cose. Ma allora, capito, ma io voglio pure però. Vi può confermare eventualmente anche zio Frankie quando sarà in live. Ma è ancora alto, perché non... T'ho detto prima che è alto, no, non l'ho abbassato. Ci
Cioè, ma tu stai giocando con me che parlo e questo. Sì. Ma dimmelo, dimmelo. Ma l'ho detto, ragazzi. Dimmi, Mattia, alto, dimmelo. Ok. Comunque, praticamente, cosa succede? Io quando prendo un litro di succo, quello che si prende tipo al supermercato, il classico, ci metto 2 ore a finirlo. Normalmente quel succo dura 2-3 giorni. Io no, lo finisco in 1 ora. Ne prendo 2. Li finisco in 2 ore. Quindi Mirko non sa che questa per me è considerabile una cosa bannabile. La parola. Quindi, nel pratico, ora c'ho questo problema. Io dovrei bermi questo succo. Ma è suo, capito? È il mio succo. Era ora che voi due arrivaste, sapete? No, volevi lasciare la carta se vuoi il succo. No, no, ti preferisco la carta. Non lo so. Ci sono un attimo sbrodolato. Perché stavo ridendo mentre che bevevo. No, è un figlio. Ma la calerina che schifo. Si sbrodola. Possiamo sapere quanto tempo c'è. Sta usando la. Ma questo mi piace. Che schifo. Allora, mi piace. Ma che colore di mela? Mela? Mm-hmm. Per trovare. Ma è anche un semi leggendario la mela. Lo so. Aspetta. Numero di ecocristalli in movimento. Possiamo dedurre solo che qualcuno sta provando a risvegliare la tecnologia precursor. Dietro tutto questo c'è Becker. O Errol. O forse. Aspetta di sentire. Posso dirti la mia? Mm-hmm. Potrebbe essere un mega spoiler. Però quello che mi puzza di più è il boss finale del. Cioè, il boss finale, il boss del mondo del deserto. Che si è fatto tutto l'amicone con noi. Spargus? Sì. No? Sono tranquillo, è un buono. È importante lui. Ma è importante, ti faccio io uno mezzo spoiler. È importante per Jack. Non per altro. Ah, perché l'ha salvato? No. Stai gridando ancora, no? Molto bene, molto bene. No, però. Lo vuoi detto? No. Tanto ci arrivi facilmente. No, il problema è che secondo me arriviamo stasera. Se ci pensi, ci arrivi proprio facile. A chi può essere? Parlate di Damas, mi sa che me l'ha appena detto Chris. Sì, cioè Spargus, Damas. Ah, ok. Sia molto importante per Jack, lo scoprirai. Ok. No, non voglio pensarci perché sennò mi spoilerò le cose nella testa, ragazzi. È importante per Jack, come ti ho detto io. Ok. Quando improvvisamente. Avvicinati che se me non ti vedi, Stavo scorreggiando un po'. Ok. Sei pronto a intervenire, Jack? Ah, è importante. Ragazzi, ma voi scorreggiate per casa. Che cosa hai domandato che avevo Jack nell'orecchio? Che cosa hai domandato che avevo già detto? Scorreggiano anche loro. Beh, penso di sì, se no. Era questa, zii! È questa la missione in cui non ho più giocato. Hai finito di giocare qui? Sì, questa qua è. L'ho riconosciuta. Oh. Io qui non ho più continuato. No, fai la combo, bro. Non mi ricordo com'è perché ora non gioco. Arma gialla, però. Ok. Sì, raga, è questa missione qua. Vabbè, devi rompere questa cosa. A meno che non si fa anche quella con i mega robot in questa piazza, è questa qui. Mi ricordo la piazza, mi ricordo la cosa. Mi sa che è questa, raga. Hai finito i colpi, praticamente. Capito, fare le combo, però. No, too much. Un po' too much, secondo me. Dici? Ho esagerato? Fai, prendi l'arma blu, quella lì che esce. Questa dovrebbe essere. Sì? Okay. Fai la combo con questa. Ok. Perfetto, ok. Perfetto. Devi distruggere i motori, capito? Devi andare. Ah, ok, non avevo capito. Vabbè, in realtà l'avevo fatta senza pensarci. Sì, vabbè, però dovresti. No, mi sa che allora forse non è questa, c'è ragione Chris, mi sa che è l'altra. Però mi ricordo. Allora, c'è un momento in cui c'è questa specie di piattaforma stile piazza così, raga. Perché se è una cosa del genere. No, bro! Se è una cosa del genere vuol dire che stiamo avvicinando alla missione in cui ho stoppato. Oh! Ma quello è l'ultra istinto, comunque. L'ho fatta con l'ultra istinto, potrei dire. Dov'è? Puoi non consumare questi colpi che mi piacciono tantissimo. Abbiamo appena finiti. È rimasta una viva? Ma hai toccato la cosa? Perché vedo che la telecamera è invertita. Lì sono enormi. Ok. E sono sempre a spargua. Spargua? A spargua. Spargua mi piace.
Carino Sparwand, no, sto morendo. Non doveva succedere questa cosa dei missili. Perché dovrebbe bloccarsi il tempo, ma non si è bloccato. E abbiamo ribuggato il gioco again. And again. And again. L'ultimo motore, zio. Ok. Ah, come gioco. Questo è molto semplice. Puoi riandare allo scudo. Praticamente già... Lui doveva cadere. Lui di certo. Doveva cadere. Sì, sì, sì. No, era necessario. È necessario che lui... qualcosa. No, no, è necessario che lui cadesse. Quindi. Guarda quanta roba c'è in acqua. Scusa, bro, ma conviene fare l'altra quest? Perché non. Non dobbiamo cercare le gli ovetti? Le ovaias. Anche, quelle mi interessa. Le ovaias vuoi cercare? Non capisco. Okay. Vabbè, fatti un'altra quest, dai, ci siamo. Un'altra quest, ok, aspetta, ehi. Leovaias, è importante. Che cosa ha fatto? Ha fatto non riesco, no Maria, io riesco. Ha fatto una cosa molto strana col piede, visto che sì, tipo... è uno skate park. No, non si allontana, ma no. Zio, lo bevo, zio, non è che sono pericolosissimo con queste cose. Bevi di questo coso perché io lo bevo. Te lo dico. Questa la vuoi? No, te lo voglio. Si mano unta. Stavo già delocalizzato. Stavo Life Jet, ok. Perfetto. Doofenshmirtz Elfo. Stanchi dei tuoi piani, Vegger. Ho le risposte che state cercando. I miei monaci precarsor mi hanno dato le conoscenze necessarie per attivare la griglia di difesa planetaria. E se mi chiedete di farlo... Jack è in gamba e non ci ha mai deluso. Io sono con lui. Anch'io, sì. Sei sbiancato, Vegan. Vegger, mi chiamo Vegger. Conte Vegger, con effetto immediato, sciolgo il consiglio cittadino. Mi è sembrato un attacco... un po' di situazioni in caso mi dissocio da Dexter perché è molto pericoloso come al già questa volta che Dexter è veramente ma in questo gioco qui Dexter è pericoloso. Dexter è veramente pericoloso anche nel 2. Tranquillo, ma l'hai premuto tu? Premuto io pausa, tranquillo, perché? Perché non ho visto il tuo dito, ho bloccato cose, ha sbloccato un potere. Come hai bloccato? Ti volevo dire che c'è l'album, ho premuto io, Ma wireless, come fate? Non possiamo continuare a lungo a respingere assalti del genere. La fabbrica di armi volante deve essere chiusa. Ma il suo impianto è protetto e c'è un codice segreto diverso per ogni ingresso. I vecchi codici sono nel sistema centrale, nella stanza dell'alimentatore. È ancora la cosa del potere. Ho tutte le carte dell'acqua. Mi segni un potere e ti do le carte. Non so che non riesco a seguire. Poi se era vero riuscita. Ti do tutte le carte dell'album per il potere. Però puoi pigiare le cose a distanza. Non so se hai capito quanto è forte il potere. Sì, ho capito, era tipo, non hai visto poco, ho fatto tipo così, guarda, cioè quasi ho fatto, parlando, messo pausa. No, io non ho visto, questa mano che gesticolava, ma non ho visto che fa tutto così. Ah, quindi quando ha fatto, gesticolava, pausa, e ho abbassato lo sguardo, visto, ma non l'ho toccato. Ha usato il potere del frutto pigia. Il frutto pigia esiste, non lo so, dove... ne ha appena inventato uno, sì. Oppure in questo caso è un buciambucia. Un buciambucia, esatto, dopo che hai spiegato il buciambucia. Allora. Il frutto è un buciambucia. E la bottiglia che vola. Ho toccato. Andiamo a vedere il video del... Ho toccato. Okay. Vado a vedere il video del signor anziano che non mi faceva passare in macchina. No, non, secondo me non andrebbe fatto vedere, anche perché c'è la targa del tipo, non mi sembra di vedere. No, lo facciamo vedere, ragazzi, ma... Il signore non mi faccia... Non vogliamo tirare la testa al vecchio. Non posso dirti niente, perché lo facevo pure io sta cosa. Io penso che possa salirci qua sopra, zi. E tu puoi infatti sono salito. Puoi tirare anche la testata, se vuoi.
Guarda, 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 Puoi tirare guarda. una testata sulla sua testa. Si fa male? No. No. Ti fai male tu. Però, raga, veramente una delle cose più folli che potevo vedere l'ho appena vista. Tu vedi un cappello Che è un piatto. e puoi salirci di sopra. Chiaramente sei nel vuoto, Sali eh? sopra volando, Sei, chiaramente. sì, stai volando, cioè, questo è il vero potere di Jack, zia. No, io vorrei scoprire poi questo potere. Anche Sì, lui sì, sì. potrei In dargli tutte le carte. tutta la Allora, raga, carta insegniamo mondiale. a Mirko a volare e avrete una collezione di carte. Ma vedi che metà è collezione pure mia, quindi aspetta, ma non capisco questa No, situazione. però il mio album Quello personale. personale, ok, quello personale, ok, perfetto. Non capisco. Sì, un attimo, aspetta un attimo, lui impara a volare, io no, e diamo le carte, Vabbè, impara però vuoi mettere che poi quelle carte con il potere del a volare. No, volo il del. volo io, del mio sogno folle. C'è anche la clip su Non è YouTube. il mio sogno folle, cioè mi piacerebbe tantissimo poter volare, non è il potere che No, non è preferirei. un potere, è sogno folle. Il tuo sogno folle qual è? No, Potrebbe essere qualsiasi cosa. proprio ci deve essere un sogno folle. Non ricordi questa live? La facemmo a Capodanno. La declarazione dei sogni folli. Il mio era volare, come Goku specificato, raga. Proprio come Goku, identico. Almeno questa parte del Perché? mondo si Era salva. necessario, Trova zio. questo punto prima che scada il tempo Trova e ottieni l'uovo il adesso. premio. In È alto. facile. È in alto però, dove cazzo è il coso? È facile. Devi fare il giro di sto palazzo a destra. Questa settimana Sì, abbiamo perso gira a delle destra. battaglie. Destra, batti destra e l'alto. Ho sbagliato. Qua? Qua sopra. Dammi cam. Sei stato sfortunato. Devi imparare meglio Vai. come fatta la città. Vestio perché? Come, no, come Goku, raga, è importante come Goku, perché se non è come Goku non voglio volare. Ah, vedi, ma è detta a destra! E destra è questa, Ah. destra più là. Era andato a sinistra. Il problema non è il mio, il problema è più tuo, ma che non sappiamo destra Con la Vegeta e sinistra. anche no. Allora, Vegeta vola. Se avete fatto caso che Goku va tipo dritto, con le mani belle Mi sta larghe, toccando. e Vegeta invece vola tipo così, con le mani unite come se fosse tipo una bella statuina. E su Kakarot, questa cosa è. Facciamo il video. È una cosa folle, ma vi faccio il video. Ho trovato un video da fare su Kakarot. Non avevo un video di Kakarot da tantissimo. E vi faccio vedere la differenza del volo di Vegeta e Bravi ragazzi, di guardate dai di Goku. corda su queste cose. Vedete lo spoiler su qualcosa? Vedete il cespuglio su qualcosa? Nel cespuglio! Dove c'è il cespuglio, zio? Allora, perfetto. Controlla, Era quello di quello. prima, zio. Magari non è quello, è quello, però. Era quello, Ma tu bro. ne eri sicuro? Io sì, la cosa mi stupisce è che tu non eri sicuro. Beh, non ne fogno L'altra allora. questo, Questa ok. città sta crollando! Ma non era una no canon? Cioè, o meglio, una filler? Una mixed? Però cambiamo canzoncina. Vabbè, dopo questo facciamo un mixiamo. Ok, mixiamo. Ah, quindi momento oceano lo facciamo dopo questo. E se diventa content matthew questo non ci hai Mo pensato? beh. Vuol dire che io. Notato che non si apre nemmeno la porta, quindi mi sa molto di Allora, avanti content qui. matthew. Ah, ma no, questo è palesemente content Sì, matthew, zio. sì. Abbiamo anche la canzone giusta. Sì, è No. content matthew, raga. Benvenuti alla Disperazione 2, signore. Nuovo video. Io sono Matthew e oggi andremo avanti con la Disperazione 2 di Jack. Infatti, il Ah! joypad cammina da solo. Ed Adesso è sì. proprio la perfezione, sì. Sì, è Adesso sì. proprio content Matthew, la Disperazione 2. E non pensavo ci sarebbe. Siamo no, ragazzi, siamo Non tornati. pensavo ci potesse essere Ragazzi. il secondo video. Il secondo video Ma Disperazione. ragazzi, voglio ricordare a tutti quanti. Mancano soltanto due sub, Perché due sub? no, cinque 5 sub. sub, 5 Ragazzi, sub. mi vendico, fate cinque sub. Sì, Pac-Man invece è un sacco, bro. E considera che io Fate ho cinque sub e ne iniziato a vado io giocare. personalmente. Sto provando. Scusa, vai, Vado vai, io vai. personalmente a prendere i due primi. Ah, ma le mani? Vado proprio io. Non. L'ho Perché c'era un fumo verde. visto, ma perché non si è tolto? Ok. Riusciremo oggi. Sì, raga, questa è palesemente. E se ti dicessi che lo giocherei su. Potrebbe diventare la mia nuova missione preferita. Sì. Sì? E perché non me la ricordo sta roba, raga? Non ci sono Perché forse tu arrivato non l'hai finito il gioco. allora. Allora, qual è la missione? Se non sei dimentichi che Pac-Man è parecchio L'avevo dopo. dimenticata per l'estensione. Allora, vi dico una cosa. Pac-Man, io non ho iniziato a giocare con Tetris come Vai, vai, molti bimbi. vai! Ma io ho iniziato a, gio Vai, ho gio ho iniziato a giocare. Clac. Non mi dire vai, vai, vai! Vabbè, vai, vai, perché troppo non. problema, non riusciamo a fare un Vabbè, sì, il problema è salto. sempre lo stesso. Più Questa salto. qui è la zona della disperazione, noi lo sappiamo.
Questa è la zona rosa. No, quando si tratta di fogne, è così. Non... Aspetta, vai. Anche le canzoni, anche le canzoni giuste, raga. Aspetta. Vedi, funziona. Però fai come ho giocato io. Alza il volume. Che cosa? Così alto. Me lo vedo attivo al massimo, non capisco un cazzo. Io quasi non sento, però, non rio nulla. Beh, poi mi sento gridare, poi abbiamo il gang di mamma che poi non vuole riposarsi. Ok, così è buono. Ok, perfetto, dicevamo. Io ho iniziato a giocare non con Tetris, ma ho iniziato a giocare con Pac-Man. Per PC era, sì, era per PC. E poi subito dopo con Hercules. Invece il mio primissimo gioco della Play era Warp e Loop all'attacco. Questa cosa la dico sempre. Però proprio il primissimo gioco in assoluto è stato Pac-Man. Vai, fermo un attimo. Dammi qua il joystick. Voglio farti un'altra cosa. Aspetta. Guarda. Allora, guarda. Sono dei robot che vanno a quattro zampe. Non li tocco. Poi si seccano e si mettono in... guarda, ti prego. E si mettono in piedi. Ho visto. Perché mi stai togliendo il content? Perché? Perché mi stai togliendo il content? Era giusto un attimo, scusami. No, perché serio, a parte gli scherzi. Mi ricordo che qua sotto. E poi io voglio venire a vedere. Moriamo. Però io lo testerei. C'è la morte qua sotto, ma. Io la testerei, però ricominciamo dall'inizio, no, dai fumi verdi. No, voglio fare così per evitare questa cosa. Na para 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 pam pam pam. Se Pac-Man non è bravo, testi anche ora qualche bella missione. Allora, ero bravino, cioè, non ero fortissimo, però diciamo che ero discreto. Avevo imparato a fare la combo dei 16 fantasmi, e quindi massimo, forse è arrivato anche a 32 per con... fantasmi, però massimo che ho fatto pare 32 per, tipo 64 non l'ho mai fatto, però ero discreto, dai. Ma quando ero piccolo, diciamo che ero, essendo che da bambino, no, riesci a mettere più in gioco più cose, ero anche molto più competitivo di quello che sono adesso. Ma sono un po' sfiancato, sono pigro, sono sempre stato pigro, in questo caso nemmeno sto saltando perché vado diritto, sono tranquillo che vivo, capito? In un caso da bambino mi ci avrei aspettato, avrei guardato la zona, non avrei fatto chiaramente questo e avrei capito. Sarebbe andata diversamente. Esatto, invece, capito, nel senso quello era importante, quello era molto importante, non era chiaro come è successo, ma è successo. Para pa pam pra pa para para. Perché io mi ricordo che qui nei paraggi c'è una stanza a parte dove c'erano delle uova. Non lo so. Secondo me quella è la cosa giusta da fare. No, non si distrugge. No, devi prima disattivare il coso, però. Ma si può andare di qui. Sì, devi. Oh! Ecco, devi disattivare questo. Non questo, il coso rosso. Ah, era questo? Non era il coso rosso al centro. Arrivano dei robot, bro, dobbiamo sparare. No, a quanto pare possiamo picchiare il capriole. Bellissimo, non so come l'ho fatta, ma stupendo, bro. Hai visto che gli ho tirato una capriola in testa? Non lo so. I'm the sphincter, best to film it, don't die. Ho voluto vedere pure qua, non si vede bene. No, guarda la espressione. Voglio rivedere la mia spazio. Sembra un clip. Raga, clippate per favore. Ma visto come ero stunnato. Perché ho fatto una canzone che mi piace. Voglio vedere. Aspetta. Clippate, raga. No. Sconosci? Ci sono i coccodrilli? Ecco. No, le rane. Ok, sì. Era un po' il cazzo. No. La lingua, queste qui dovrebbe essere sbaglio, tipo caricano le. Non volete una strada, ma mi sembra che sono quelle con l'elettricità.
Tu devi sapere che io ho un problema con alcuni animali. No, con gli animali? No, no, no. Sicuramente, ma nel senso che io li amo nella mia vita. Però nei giochi no. Su Spyro c'è una rana che fa così e ti colpisce. Io prendo, ho fatto una volta un livello senza perdere vita, l'unico che mi ha fatto perdere vita era questa rana e io ci sono morto. Devo fare un livello senza dead per prendere il trofeo. Indovina perché ho perso. C'era una rana? Ma potrebbe essere che mi sbaglio io, che non sono quello che allungano. Tentiamo. Allora, stai vicino qua, voglio vedere una cosa. No, ti vengono addosso. Ti no, ok, allora sono tranquillo. No, forse no. La scala è qui, guardate bene. Ok, mi qua, aguzza lo sguardo. Dal lato sinistro, devi andare dal lato sinistro. Questa? No, no, esci da qua. Girati, dai, è qua. Ah, è questa. Ma perché ti stai prendendo il gioco? Perché non ogni volta. Ti ho visto impazzire. Compa, ha fatto cose strane, però ha fatto il movimento che guarda che c'era una stanza, vedi? Ma vedi? E sono vetti? Sì, no, anche uova di capo. Oh, doppio uovo! Ma scusa, avevo sbloccato i segreti prima, ho visto. Sì, quando ho preso quello. Sì, infatti. Munizioni oscure addirittura. Raggio pacificatore, ok. Partita il Minx non so che. Volevo sbloccare. Volevi sbloccare la macchina. Sì, sì, sì. Porto il liquore al Binx. Stai leggendo sopra il naso. Dove? Questi? Quello sopra? Glielo consiglio. Sopra? Tutti insieme lo berrò. No, okay. È questo. Ma tipo, alla fine il tizio organizza e fa sapere. No, bro. Abbiamo pure mandato il messaggio come ci ha detto lui. Ma e... non avete clippato, ragazzi. Sono alquanto deluso. Clippato per fare quel momento in cui Mirko impazzisce che non so perché. No. Dammi qua. Perché? Ho sbagliato. Dammi qua. Sfidati. Qua dietro ci è andato. Ma ci andavo dopo. Oh. Ma quella è la strada principale? Sì. Ma perché ho detto solo strada principale? Scusami. Abbiamo un problema, quanto posso? Pare. Posso? Ah. Ok. Un uovo, ok. Però ci sei andato dopo. No, non ci sarei essere tornato qua dietro, Matti. Vabbè, se mi rendevo conto che era... No. Matti. Se mi rendevo... Il potere del... No, volevo veramente vedere cosa c'era qua, infatti dico che non ho fatto ancora la strada. Scusami, posso chiederti perché hanno messo questa cosa, se io posso risalire le acque? Se la vuoi fare leggi. No, facciamola con... Scusate, ma perché... Cioè, nessuno ha mai pensato di farla così? Sono il primo pazzo? No, potresti pure che siamo già rivenuti qui e non avevamo il jet... No, non ce l'avevamo. Non lo so. Sono il primo pazzo che l'ha pensata così, raga? Dove andiamo? No, sott'acqua, ce l'ho detto prima. Ah, ok. Andare qua. Ma sono il primo folle, raga, davvero ha pensato questa cosa? A quanto pare sì. Pure qua puoi andare. Sì. No? No, con queste scale. Cioè. Era successa una cosa strana comunque. Aspetta, uscitiamo un attimo. Non così, va bene. Ho fatto la stessa cosa di prima, però non me l'ha fatta. C'è il tizio volante. Ah, c'è l'amico Frizzo. Raga, ma voi amici Frizz li chiamate Frizzolon o Frizzlong? Perché Frizzolong? Beh, Frizzlong mi ricorda molto Shenlong. Invece Frizzolong è più tipo ce l'ho vicina, capito? Cioè questo possiamo farlo uguale, zi. Non mi sento folle. Cioè davvero nessuno ha pensato una cosa del genere? No, penso che tutti. Interruzione pubblicitaria? Sì, ogni tanto guardo la pubblicità. Per chi non è abbonato vedono le pubblicità, bro. No, tu crepi.
Fai la trasformazione scura. Adesso è crepato. No. Fai la mossa, fai la bomba. Fai sprecare. Ma è crepato però. Ma capito, abbiamo sprecato. Ma capito. Ma che comanda? No. No. Ok, bro. Non succederà mai più, bro. Va bene, perfetto, perfetto. Non succederà perfetto, mai più. Perfetto, perfetto. È stato allucinante. Sì, comunque se fai la mossa, tipo la l'over combo col coso, fa questa cosa così. Però non la fa sempre, ok. No, non la sai fare tu, sempre. Può essere? Ah, deve... No, però vado un attimo, ma c'era qua in zona, perché secondo me c'è qualche ovetto che non abbiamo beccato. Però è stato interessante quel coso, quel coso là. Ah, ok. Beh, ce ne vogliamo andare senza fare la quest. Stava andando dritto, infatti. Sì, sì, infatti c'era un interruttore. Ti ricordi? Là, questo è lo scienziato pazzo. L'hai visto? Guarda che sta facendo. Guarda che sta facendo. Compa? Ok. Babbo. E gli fare Pac-Man, perfetto, allora andiamo a farci Pac-Man. Faccio Pac-Man. Poi ti lascio giocare alle uova. Comunque non è diventata la missione di disperazione, raga, eh? No, senza l'overboard sì. Secondo me senza l'overboard sarebbe diventata la missione di disperazione, posso dire? Posso dire di sì. No, di qua si esce. Sì, no, sta andando bene. No, però... Non... Da qua. E di qua? Non puoi... Verica non smette mai di spruzzare. Puoi provare, se hai visto che tanto è il tuo problema mentale. No, guarda, aspetta, guarda. Non finirà mai. Possiamo stare? Non lo so. Tu dici che non finirà mai. Ok. Ma hai già provato? Hai un'ora da perdere? Io ho visto lo sguardo folle. Perché non va se l'ha messa a laggare? Ok. Oh, la saetta. La saetta chi era? Saetta McQueen. Vabbè, lascia stare saetta. Dico, chi era? È il laboratorio. È il laboratorio, ok, sì. Andiamo a farci Pac-Man allora, bro. Sì. Dai. Non penso che succederà più questa cosa. Però è appena successa e a noi ci piace. Ricordi questo posto? Mi manca il vecchio caro Vin. Sì, era un bravo ragazzo. Un po' pazzo. Un po' pazzo. Come faccio ad aiutarvi se ce l'avete con me? Vin, aspetta un attimo. Sei proprio. Ma quindi, fammi capire, lui non era quello cattivo prima, sì. No, questo qui era lo scienziato. E lui come era morto lo scienziato? È sparito. Non ti ricordiamo però perché. Ricordo, se no sparire il tizio. Ah, può essere. Prima che riuscissero a prendermi. Ecco, vedi, messo. Vabbè, l'ha detto. È tutto a posto. Quei mostri sicuramente non possono prendermi qui. Vero? Che ne dite? Ascolta, Vin, sono lieto che tu sia quello che sei. Ora dobbiamo penetrare nella fabbrica di armi, ma gli accessi sono bloccati. Forse il codice che apre le porte è nascosto nel sistema. Sì, è così. Davvero? Certo che sì. Puoi trovarlo per noi? Certo che no. Perché no? Perché se aveste un mezzo ciclo cerebrale, sapreste che quei codici di accesso sono protetti dal sistema centrale. Sono circuiti antichi e molto pericolosi. Anche noi esperti non possiamo avvicinarci senza rischiare di fare una brutta fine. Beh, facci arrivare vicini. Ah sì, nessun problema, sei tu che muori. E se fallisci avrò finalmente un po' di compagnia. Quanto ci divertiremo. Scusa Vin, niente di personale, ma non mi va di farti compagnia. Quando sarai nel sistema, i dispositivi di sicurezza ti attaccheranno duramente. A questo punto dipenderà tutto da te, ragazzo. Se non batti il sistema verrai un... Noi dobbiamo vincere. Sì. E allora forza Vin. Quindi qua non è nemmeno tipo perdi, qua proprio perdi la vita addirittura. L'ha inteso in questo modo. Sono Dex? Sì. Ah, bellissimo, raga. È proprio Pac-Man. È proprio identico, sì, stupendo. Ok. Oh, no. E le megapalle? No. Non ha fatto... Ok. Le megapalle? Non posso mangiarmi i fantasmi? Mi ricordo di no, però...
Chi si ricorda? Chiaramente deve prendere tutte queste palle, è facilissimo. Sì, però non... Ok, non... È proprio facile come... No, sì, dobbiamo farlo tanto... Oh! No. Ah, vedi che c'è la mega palla. Quella prenderla, sì. Quella è la mega palla, allora. E questo che cos'è? Aspetta. No, troppo. Perché fa... Ok. Sei morto. Sì, non riabbiamo. Allora, testa va. Metti un conto. No, perché mi fa... Posso farlo con le freccette? No. Devo farlo per forza... Vedi, mi fa due, guarda. Non me ne fa uno. Deve essere proprio super preciso. Brutta sito. Ok. Attenzione. Serve la canzone giusta, raga. Sto cagando. Devi andare in bagno. Serve la canzone giusta, raga. Aspettate un attimo. Raga, sus Ryusei Ken. Penso sia la canzone giusta. Vai. Ah, vedi, con la X vado velocissimo. Ah, non mi ricordavo la X. No, c'è un problema tipo del cervello che i tuoi occhi stanno vedendo cose strane. Cambia il mondo così, bro. No, 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 no. Ah, qualcosa produce palline, ecco perché devi prenderlo subito. Hai capito che fa? Ok. È un problema quello. Ne farà altre di quei cose. No, 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 no. Dai, facilissima sta messa. Oh! Però ce l'hanno gasati, ce l'hanno divertiti. Ma se vedi dovresti farti tipo una mangiata, perché poi si freddano e... Non è... Sono già refreddato. E non hai ancora mangiato, capito? No, hai tutto... Le patate? Okay. E ti bastano? No, ho trollato. Posto... Trolleggiato. No, voglio farti un regalo. Ho paura del regalo. No, lo apprezzerai secondo me. Lo apprezzerà anche la chat. Cioè? Ti regalo il mio succo alla mela. Ah sì? Senza Quaxly? Senza Quax. Ok. Perché? Perché adesso sono felice e sto facendo la mucina. E quindi? E quindi sono felice. Ok. Quindi cambia il mood. Cambia il mood questa cosa. Pericolosissimo. Visto? E tu, compa, non te lo bevi? E non berrò la mela. No, mi mangerò la mela. No, non beviti la mela, non mi dispiace. No, mangio la mela, pezzo la mela. No. È buono, zio, ma non è che... Te va buono, non va. Sto mangiando i panini, mi ha detto. Madre, una rotata. Sei impazzito per i succhi. Tra l'altro, ragazzi, ricordatevi che lui mangia, beve e mangia soltanto mela verde. Sì, 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 sì. No, beve no, mangio però e sì. Si è mangiato due, si è no, ma mi ha inculato il... L'hai visto, zio? Ma tra l'altro è un pesce? Non è un pesce, penso sì. Sia un pesce oscuro. No, però è uno squalo oscuro, guarda proprio gli occhi dello squalo. E quindi anche in questo gioco ritorna al fatto, anche gli animali bionici ti danno dei problemi. Perché ha fatto con lo scambio? Bro, mi sta seguendo, seguo un'altra canzone, raga. Questa no. E quindi si alternano stronzo, aria stronzo. Se tu hai mai capitato, tipo ti esce un po' di merda, poi esce un po' di cacca, poi e poi esce un'altra cacca. Terribile. È la stratificazione, sì. Terribile. Non vi è mai successo? No, no, mi ha fatto abbastanza senso. Non mi stavo bevendo tranquillo il mio succo alla mela, no? Non sto pensando a questa cosa. Notare che ho finito la cosa mentre tu parlavi di questa cosa. La stratificazione. Sì, 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 io proprio l'ho fatto con lo sguardo più folle che mai, non so se l'hai visto, zi. Vabbè, la stratificazione. No, lo sai così, io penso che è molto facile la cosa, zi. E se io prendo zucchero, tu sai che a me lo zucchero mi salta. Penso che come ho bevuto questo, visto, ci ho messo un secondo a farlo. Io penso che sia dipeso da questo, tu pensi che sia la stessa cosa? No, secondo me è il fatto che ti ha un attimo distretto la cacca. Il succo sicuramente ti fa male, ma... A me piace, bro. Sentiamoci la storia, lore. Sbloccherà le porte della fabbrica. Adesso proviamo a metterla in funzione. Ascolta, abbiamo parecchio da fare. Ma ti chiamiamo presto. Ma sei folle, ma c'è un tipo... Non puoi avere un succo in mano. A me piacciono, zio. È un problema. Ok, adesso che è finito, cosa facciamo? Me ne serve un altro. Spremiamo le mele. Me ne serve un altro. No, zii, i succhi sono pericolosi con me. Picciano.
Proprio se non ho, ma violentemente anche? Sì. Ok, non l'ho sparato io, ma è morto lo stesso. Ma perché c'è uno che vuole che sti metallo, bro? Ci sarebbe stato zitti. No, guarda, queste qua le abbiamo già vedute che sono roba nuova. No, sono quasi infinite qua. Sei sicuro? Sì, guarda, se tu continui a stare qui te ne farai altre 100. Ok. La secondaria era storta. Era qua. No, te lo dico, vedi che la secondaria qua sono. No. Che devo fare? Mi sa che devi fare dei trick. Ah, ok. No, e ricomincia. Va bene, metti Vabbè, tutti questi. Metto. dai, sì, dai. Però c'è un minuto, eh. Questo mi mancava. Ok. Aspettate un attimo che la facciamo riavvia. Questo è importante. Allora, potrebbe tornare Metz Ultra Istinto. Potrebbe tornare. Proprio in questa quest. E ti ricordi che la prima volta che l'hai visto l'Ultra Istinto è stato proprio in questa quest? Sì. Hai usato poi alla fine questo, hai usato l'overboard, ma vabbè, zilai. Andiamo un po'. Perché non mi ricordo cosa devo arrivare a fare. Ma non toglie i punteggi? Dai, vai, già fatto. Ma mi danno nulla. Fai pure un po' di grind, che dovrebbe darti punteggi. Ecco, questo lo fa. Ma è qua, dov'è questo? Ok. Ah, beh, già ci sei. Spam. Vabbè, 100.000 non le fai manco se preghi. 100.000 non ci arriverai mai. Però forse 50.000 li puoi fare. 100.000 è difficile. No, 100.000 non le fai, se devi essere bravo. Cioè, devi saperlo davvero usare. Sì, aspetta. Se per ora tira più uova, però, bro, devo fare l'oro. Cioè, diciamo che devi sapere i trick che fai. Ma li puoi fare randomici. Però se facciamo un'altra cosa del genere. Dai, raggiungi. Ok, almeno. Ah, 75, ok, si può fare. E non in 4 secondi, però. Oh! No, peccato, pensavo di essere di più l'ultimo. Mi ha fatto una cosa allucinante. Ma quando abbiamo finito? 58.000 all'incirca. Qui ho acquistato altri segreti. Vabbè, però siamo allontanati parecchio, non mi fa tornare in quella zona. Che brutta cosa, raga. Hai visto? Sono quasi infinite queste. Sicuro che qua non siamo stati? Cioè, sicuro che qua ci siamo stati, perdono. E siamo stati, considera che siamo arrivati in quella zona spaziale. Ok. Scusami un attimo. Ah, per questo è alto su Spotify. Mi ha abbassato il volume, ha abbassato tutto il volume, non capivo. Che devo fare? Non ho capito la quest, bro. Se non l'ho visto anche io, bro. Ah, ok, ho detto. Ah, vedi gli arrampicati che serve che abbiamo trovato Ok, prima. Ed ecco, abbiamo trovato il motivo. è qua? Sì, alzati qua. Dovevi essere un po' più rapido. Non è questa. Sì, Ah, no, è qua sopra, è qua sopra. è quella più alta? Sì. Ok. Sicuro? No. No, bro. Vabbè, proprio salci, va. No, ci salgo, voglio capire un attimo. No, sali su questa qui perché è troppo vicina. Ti do 10 secondi, quindi Quindi per forza deve quella. essere proprio. Se non è quella, è un'altra a fianco, ma prova questa un attimo, giusto per. Vedi pure meglio magari dove sei, no? Girati. Non. Camera! Aspetta, Dove va? aspetta, che la camera è un problema, come al solito. No, è quella. Ah, no, è là, è dietro. Eccola qua. È dietro davanti a te. Lascia, l'ho visto. Alla fango. Volevo fare un salto folle, che ho visto. Vabbè, se ci arriva con l'overboard e poi si fa il mega salto, isso. Se non mi blocca il Vabbè, ma ci robot. arrivi, il tempo ce l'hai, voglio. Sì. No, si patina. Ehi, ma mi sei messo davanti il robot, però, zia.
È molto importante. Io i secondi che perdo li calcolo, capito? Se il robot mi si metterà. Abbiamo dei problemi a prendere questo? Davvero? No, L'hai visto non anche tu io. che è successo? Ti ricordi con la visione nelle i 200 teste di metallo Jack 2 Sì. Ok, preso, che sì. non basta, Perché? No, bambaccio. Ah, se devi dire. Oh! Overlag, salva. Overtaken. Quando vedi qualcosa di Stranger, si saveva, raga, Abbiamo subito. fatto Se secondo me è il 10%. momento tuo, sì. Abbiamo già fatto 10%. Sì, secondo me dovresti giocare tu. Se tu vai a fare cose, io. Hai Io capito? faccio un attimo un paio di Hai capito? Allora io faccio. Allora comincio già a farci un po' di secondari, tanto dobbiamo farcele. Aspetta. Perché il nostro obiettivo era farci il 10% di lore. Ma abbiamo effettivamente fatto il 10% della lore. Statuare si è fatto cadere cosa? Sento rumori di No, ticchettin non tin. arrivo. Ok. E dov'è? Ok. Ah, eccolo. Lo prendiamo? Sei lento, Jack. Trova una mappa. Mi ha appena detto trovo una mappa. Mi ha detto sei lento, Jack, trovo una mappa, bro. Penso che se te l'avesse detto a te ti sarebbe preso il nervosismo al cervello. Ok, abbiamo fatto. Tiriamo l'altro. Boom. Ci manca questo. Comunque perché abbiamo mille testi di metallo, ma le sfruttiamo un po', raga. Più punchline possibile, vai. Ah, di nuovo. Ok. Vai. Cerchiamo di fare il più possibile. Ok, siamo a 26.000. Oh, aspetta, 6 miles. Che è successo? A pom, ci siamo? Oh, bello quello, mi è piaciuto un sacco. Dai che ti mancano pochi, raga. 45 miles. 48 miles. 50 miles. 52. Aspetta, 55. Dai, mamma mia, raga. 3 miles. 60 miles. Devo fare 15 miles. Non ce la faremo mai a fare 15 miles, raga. Oh, forse sì. Forse sì. Dai, 16-5 miles. Mancano 10 miles, 10 miles. Niente, dopo 150 in the final, mannaia. Dai, di nuovo. No, aspetta, vabbè, non fa niente, andiamo lo stesso. No, raga, questa dobbiamo farla perfetta. Si è impinto il joypad, quanti miei secondi persi per nulla. Rifacciamola. Aspettate, però mi serve una canzone un pochino più. Perché sennò non ci troviamo. Home Dragons mi piace, ma. Quality Conan potrebbe essere adeguato, signori. Pronti? 6, 8, May. Dai, vai, let's go. Organizzazione al massimo, raga. Focus, 3 miles. 5 miles, vai così. Altri 3 miles, subito a 10, altri 5 miles. 1.400. 1.600. 5 miles, boom, 3 miles. No? Ok, 2-3. Canzone giusta, raga. La canzone giusta cambia tutta la vita. Ok, perfetto. No. 48 miles. Vai. Wow, 1.100, ok. Aspetta. Siamo a 61 miles.
Stelle 6, dai. Controlliamola come prima. 2, 3. 3 miles. Altri 5 miles. Vai, vai. 2 miles. 2 miles. 1200 miles. Ci siamo. Close, raga. Mi ha fatto 75 miles Morales, let's go. 80 miles, 83 miles, 84 miles. Vediamo, 85.000 miles. Vediamo quanto riusciamo ad arrivare. 88 miles. Oh, 90 miles, facciamo il 100. 100 miles e siamo felici. 92 miles, va bene. Direi 92 miles, ottimo. Ottimo direi, veramente perfetto. Abbiamo fatto veramente brutto, raga. Voglio quanto la canzone giusta cambia tutto. Io vi consiglio sempre. Mi sto palmando oggi. Vi consiglio sempre di giocare ai giochi. Sì, con la musica del gioco per godere dell'esperienza massima che vi può dare quell'opera. Quell'opera in generale, però. Se mettete la vostra musica, fidatevi, il vostro cervello vi farà fare cose mai viste prima e sbloccherete anche Valutra Instinct, come in questo caso. Next con la secondaria. Pam 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 para pam 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 pam. Che devo fare? Wow, non l'abbiamo. Mi dà ancora altre uova se faccio 100 miles? Non capisco, bro. Dobbiamo fare 100, dobbiamo fare 100 miles? Non, perché mi dà ancora la secondaria da fare? Aspetta, ragazzi, stiamo un attimo trollando, ok? Devo recuperare un attimo il timing, vi ho giocato prima, meglio prima. Aspetta, devo fare un 100 mai. Ma non ti dà niente, allora la skip. Se non dobbiamo fare manco i 100 miles, la skip, raga. Perché secondo me abbiamo finito. Non so se c'è tipo il platino, l'emerald e queste cose qua. Oh, 2,9? Ma 100 miles non lo facciamo perché siamo troppo indietro. Vabbè, però va bene, chiudiamo questa così. Non abbiamo fatto 92 miles, raga. Ma che manca anche la canzone, quindi non abbiamo l'overflow, Iver Open. Però siamo da 50, siamo felici. Dai, 50 miles. 54 miles, 7 miles. 58 miles. 9, 60 miles. 16 miles, 72 miles. 75 miles, 76 miles. 76, ok. Devo provare? No. E perché me la fa ripetere se non dobbiamo riprovarla? Ok, allora, quindi andiamoci a fare la missione. Vedi, me la lascia open. Non vorrei che dobbiamo fare. E questa qua di nuovo la stessa? No, questa l'abbiamo fatto, ok. Sfida dell'anello, raga. Questa è brutta. Aspetta, sfida dell'anello, ma che dobbiamo fare? Ah, devo vedere l'anello, dov'è? Questa è brutta, raga. Questa sarà pesa. Va bene, vabbè, sì, come ci arrivo là in alto, bro. Sapevo che questo sarebbe stato troppo per te. Ma come ci arrivo? No, sì. Ah, ok, c'è il trucco, perfetto. No. Ok. Ricordi che la secondaria di che la gemma del tesco vuol dire che la prima volta che la fai, perfetto. Prendilo, perfetto, dov'è l'altro? Ok, a terra. Vai, 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 vai. Buona così, devo salire immagino, infatti. Oh, wow. Perfetto, perfetto, questo è pulitissimo. Usciamo, salto. Entriamo dritto. Molto beautiful. Da sotto? Ok, sì. Allora, questa è forse più pulita di quello che sembra. Forse riusciamo a farla anche alla seconda. La prima no, perché siamo già crepati. Però già forse riusciamo a farla alla seconda. Puliti, puliti, ragazzi, puliti, come sempre. Leggeri, pavidi, come uccelli nel mondo. Pronti a volare verso l'orizzonte. E anche verso l'ignoto.
Perché gli uccelli non sanno dove vanno. Come noi non sappiamo dove stiamo andando adesso, perché io non ho idea di quale sia l'ultimo. Quindi il paragone agli uccelli potrebbe essere il miglior paragone che abbiamo fatto finora. Dove devo andare? A destra. Perfetto. Ok. Perfetto. Gira a sinistra. Ok. Saltino sbarazzello. Quanti sono? Giusto per capire la situazione. C'è un problema da sotto? Sì, da sotto, perfetto. Ok. No! Gridavo, io potevo... No. Era l'ultimo, raga. Era veramente... Come ci salgo là, però, bro? Aspetta. Fammi capire qui, perché l'ultimo coso sta qui. Devo andare qua, praticamente. Cioè, prendo quello e vado qua. Ok. Ok, raga. Ok. Sappiamo come farla, però. Cioè, siamo un attimo studiata, sappiamo il giro. Sappiamo la folle follia. Hai scavalcato? Mi sono... detto c'è qualcosa. Non avevo capito. No, ho visto proprio... sento tutum, non hai visto il mio sguardo in live. No, non potevo farci. Vabbè, comunque stiamo facendo quella dei... Ah, stai andando avanti, tu stai facendo... Sì, le mini quest, Ma mica, hanno messo quando... Power up? Cos'è? Ah, per non farla... Power up. Per non farla cadere, bro. Non la sapevo sta roba, è nuova. E non li ordino... Guarda, ieri l'ho ordinato, non mi è arrivato. Non ti arriva, quindi è proprio nuova. Ok, perfetto. Hai mangiato pure ieri Mac? Il tuo intestino in questo momento ti starà ringraziando però, davvero tanto. Che cosa hai fatto? Non ho capito, bro. Premi, non hai premuto. No, bro, è Sprite. Davvero? Sì, avevo preso una Sprite perché... Oh, bro! Ah, è vero, una Sprite. E vai. Me la bevo pure io. Mo sarà devastante. Te la bevi sopra. Sarà proprio super sfibrato, tutto... Sì, sfibrato, tutto vabbè. Tutto che sfibrato. Solo zucchero, acqua e zucchero, sto bene. Praticamente sì. Vabbè, allora. Come ben sai, signor M... Allora, ormai sono il signor M. Tu hai un odio per queste missioni, ma come sai io devo farle. E ti dico solo una cosa. Io... Ti dico solo una cosa. Eravamo arrivati all'ultimo e il gioco ci ha trollato. E non ho trovato, no. Non ho trollato io, c'è la chat che può confermare, non ho trollato io. Sono stato serissimo, l'ho fatta la seconda, ma il gioco ci ha trollato. E va bene, perché questo gioco ti trolla poche volte. Però, questo è il tuo ultimo tentativo. No, sì. Is my, my, no, no. Is, ma voglio giocare io. Is my quest. Beh, però guarda là. Lo so, questa parte l'ho già fatta. Però... È lunga? Un po' lunga. Prendi il mezzo? No, non serve, è fatta con l'overboard. E anche perché se sbagli alla fine... Al secondo, impazzisco. Impazzisco pochi secondi. Vero? Sì, sì, no, impazzisco se sbagliamo l'ultimo, perché là è brutta. Vedi, siamo tranquilli. Una. E cioè, questo, dio, una. La completa una, le altre due. Quindi ho fatto poche volte. Ma sei un coglione, questo. No, di nuovo sbaglio, no, è il finale, è qua, praticamente la cosa, e devi salire, devi saltare là sopra, sieditela. Devi soltanto ricordarmi che quello, perché non ce la sei? Serve la musica giusta, raga, solita regola, cambiamo la musica. E ritorna. No, Naruto Remix, no perché è troppo leggera. No. No. Quella di Yugi potrebbe essere interessante. Quella di Yugi potrebbe... dai, però...
Abbiamo un problema con il joypad, come... Possiamo dire che in questa missione col joypad impazzisci, compa. No, secondo me la faccio proprio. Se non si stacca il joypad. Bisogna che là col joypad impazziresti. Guardate quanto ci sta mettendo a caricarla. Ok. E mi preoccupa tantissimo questa cosa, lo sai? Dicevo, tu ti senti un uccello che vola nel cielo? No, io... A me non piacciono gli animali nei giochi come a te. E forse è una delle poche cose... Siamo concordi. Sì, parecchio concordi. Quindi tu non ti senti un uccello che vola nel cielo? Sì. Ti ho detto, guarda che sto uccello lo odi, non Lenny. Sì, l'altro. È Maurice, quello che ti spiegavo. Sì. Quante volte hai provato a picchiarlo? Tante. Ma il più pericoloso è veramente Lenny. No, beh, Lenny, sì, io non ho parlato subito di Lenny perché... Hai preferito Maurice. No. Però Lenny è fastidioso. Lenny è fastidioso, potevi droppare il gioco subito. No, Lenny penso che un bambino farebbe droppare il gioco. Soprattutto, mi raccomando, brucia questo coso. Sì, io da bambino lo facevo, bruciamo qualcosa, solo io mi sono bloccato su livello. Non riuscivi a capire, aspetta. Ok. Non riuscivi a capire... Sono rimasto bloccato per un bel po'. Non era il finale quello. No, ce n'è un altro che è uguale. È il primo, ho perso il finale. Devi guardare sempre avanti. Leggo anche sulla macchina quando vuoi dire. No, no, quello lo so, quello. Non, non lo fai. Non è vero, zio. Non lo fai neanche io. Non è vero. Guarda. Io guardo sempre dritto. Perché ho gli occhi vicino al mondo, capito? Mm-hmm. Gli occhi vicino al mondo. Saltino. Destra. Sinistra. E dritto, capito? Hai avuto paura che non era lì? No, ti dico, la missione è abbastanza semplice. Il problema è l'ultimo. Il problema è l'ultimo, che devi un attimo calcolarti come prenderlo, quando prenderlo, perché prenderlo. Ma vedi quella cosa? È un problema. Lo vedi questo coso? È un grande problema, perché se tu non fai questo, okay, quello lo missavi. Io prima che ho fatto, l'ho missato. Okay. Mi è tanto di 6, tipo. Adesso tocca a me. Sì, adesso lasciamo il content a zio M. Tra l'altro devo, mi ha lasciato il conto di quando ci devo andare per forza nell'altro city. Sì. La cuffia. Allora, aspetta, meno che non... sì. Ma come hai mangiato? No. E dove voglio andare? La vestizione del guardiere. Allora, realmente tu mi dici cosa fare, io faccio un po' di pulizia. Secondo me non è male. Non è male, non è male. Tu come la vedi? Che sto andando dalla parte sbagliata. Devo girarmi totalmente. Perfetto. Ok. Ti senti Zoro in questo momento? Sì. Anche su questo gioco. Oh, questi pacchetti devi tenere? No. Butto tutto? Per me sì. La regola? No, puoi tenerti. Butto tutto? Sì. Allora, signori, momento pausa anche per zio M. Zio M Matthew. Zio M Matthew. Sì. Ne credo da tattico allora. Signor Lollo, abbiamo detto che... signor Lollo. Avvestendo che abbiamo spostato questo e con le 4 sub che avete dato, se arriviamo ad altre 5 sub date da voi, zio M comprerà altri 2 Epimin e li va a prendere personalmente. Sì, personalmente. Quindi altre 5 sub, signori. Altri 2 pacchetti di questi e andiamo fisicamente. Ma la live IRL come la portiamo, che non abbiamo i mezzi? Rimango io a casa. Sì. Ok, rimango io a casa, niente che ti aspettiamo. Sì, però mi sa che non lo facciamo più perché considerava l'orario. No, già. Infatti sono già le 11:11, vediamo il limite. È un E40? Sì. A E40, se non arrivano le 5 sub si skippa. Se invece le facciamo entro le 11:40, operativi. Cioè, rimaniamo un'altra mezz'oretta, 40 sì, minuti sì, per sbustare. Allora, io sono a caccia di uova. Ok. Oh yeah, ok. I tizi mi stanno stunnando, pazzi. Ok. In teoria qui dovrebbe esserci un po' di uova. Dovrebbero, perché non mi ricordo. Che cazzo è? Ok.
Che stemma? Ho buttato la plastica nella plastica. Ma che stemma è? Non lo so, da lontana non lo conosco. Ma ho buttato la plastica nella plastica? Non lo so. Mi sa che ho sbagliato. Hai sbagliato? Mi sa di... Perché stavo pensando ad altro e ho fatto tipo così. Ho fatto boom. La tenda? Non vedevo la tenda da parecchio, bro. È in una zona sbagliata quella tenda, però. Non sai che sta lì. Questo è plastica, questo è fatto. Questo è possibile. Arrivo, eh. Ok. Mi sa che svoltiamo e andiamo. Andiamo a fare la quest. Perché la guardia ha picchiato una guardia? L'avevo già presa pure questa, ok. Va bene. Perfetto. Qua ti lascio tutto open, tanto non sono ancora devi mangiare. Ci sono ancora patate. No, basta. Ci sono ancora patate, i tuoi panini. Bro, ho capito, guarda. Se io faccio triangolo, sì? Fa questo scatto, guarda. Fammi tipo triangolo, salto e cosa? Guarda, si gira! Ok, lo guarda. Sapevo sta roba. L'ho scoperto pure io adesso. Ok, per questo quella cosa sta. Sì, non riusciamo a capire la cosa sta. Vuol dire che io vuol dire che premo tasti involontari. Questa cosa è molto, molto importante. Stanno sparando. Parecchio. Stavo notando infatti questa cosa. Aspetta. Perché ammutinamento? Che cosa ha detto Lollo? Vediamo quanto sei veloce. Se riesci a stare dietro, alla fine riuscirai a provare. Passa il tempo? Vai troppo. Boh, vediamo. Se è una roba mia, la lascio io. Insieme con le tue speranze di superare questa prova. Mi ha parlato un sacco, roba. Che devi fare? Stammi dietro, mi dice. Stammi dietro. In che senso? Ah, devo prendere sto coso. Sì, aspetta un attimo. È mio? È contento mio? Però mi incuriosisce, puoi mettere pausa un attimo? Oh, aspetta. Che devi fare? È la prima volta che facciamo questa tipologia di quest. La prima volta ha picchiato un'altra guardia. Ah, ben. Sì, ci sono molto strani. Mi sono picchiati da solo. Sì, sono picchiati da solo. Cazzo, ti porta in un mondo fantastico. Narnia, siamo in Narnia. Bro, ma più corre lei, come funziona? A quanto pare. Mi sembra di seguire la stella magica che ci porta nel mondo di Peter Pan, comba. Il pesce è strano, da guidare. Ah, mo mi credi allora, non sono pazzo. Ah, beh, devi raccoglierlo. Non è il mondo magico di Peter Pan, però. È strano, molto strano. Però come vedi, un tentativo, le faccio. Ti ricordi la cosa che stava con le mani nell'altra stanza? No, che palle. Ma c'è anche Spotify in sottofondo? Sì, perché non si sente? Ti stai assordando e non si sente? No, c'è, vedi, c'è tutto a posto. Vabbè, 45, 35. Uffa, sì, si sente, ok, perfetto. Infatti mi ha fatto giù due secondarie così, eh. Beh, è buono. Non devi fare secondarie a prendere le Oves. Sì. Ma le Oves? Le Ovas. Oppure le Obayes. O le Obayas. L'hai visto che non l'ho aperto io, l'hai visto? Chiameresti tua figlia
Solarias. Perché? Solarias. Ha nel nome la parola Aias e poi il sole, quindi Solarias o Vaias. Ma ti stai stonnando. Secondo me non era male, perché sentivo violino e non mi sentivo proprio del gioco, chiedevo per questo. Sì. Io metto sempre Spotify in sottofound. C'è qualcosa di un po' più, questa ti piace? Un po' di lag? Forse. Ecco. Perché te hai fatto quel movimento con la mano in modo strano? Non ho capito. Bro, che canzone è? È proprio quella lì. Ok. Tutto aspetta un attimo, sto prendendo messaggi. Minchia, comunque quando facciamo live il mondo mi scrive. C'era troppo chill per essere Jack. No, invece va bene, anzi si è perso tutto il pre-live. Sì, è successo il delirio. Siamo in fase abbastanza calente, ma ti sei perso veramente il delirio oggi. 2 ore di fuoco. Io ho paura quando queste 2 diventeranno 6-7 e saranno continue. Lì sarà un problema. No, è folle. Perché finché sono 2 ore almeno gestiamo. Capito? Gritare. In un contesto in cui saranno 6 ore fisse e cambieremo gioco perché proprio la possibilità che non riesci a raggiungere. Hai capito? Che mente malata ti esce. Quando cominci a fare davvero, tipo, ti metti là. Sei così. E cominci a fare cose strane col mondo. Quindi. Non ci siamo, amico. No, è qua. Solo che? Il problema è la testa di metallo. Ok. Aspetta che vediamo a quel punto. Comunque, raga, fate video sulla Disney. Sapete perché? Perché fiddano il canale. Ho fatto 2 video sulla Disney e mi ha affidato tutto TikTok. Vediamo a quanto è arrivato. Lo dico in temporale, 7714. Volevate un po' di pubblico femminile, raga. È arrivato grazie al video della Disney. Grande Disney. Quello sì. Andato bene. Io quanto ha fatto come Brodo. Sì, anche tempo. Okay. Allora, bro, questa stiamo cercando. Ok, la città è ai miei piedi, mi ha detto. Ok, ma cosa stiamo cercando? Le uova. This world shall no pay. In realtà non è proprio lui, eh. Era l'altro. Che cosa? Dove l'hai fatta la citazione di Payne. Ah, ok. Però non è lui, è l'altro. È quello con la lingua un po' folle. Ti ricordi la città? Ho notato il silenzio di Mirko, come dici, quello con la lingua un po' folle. Il movimento sempre con le mani, chiaramente. Ma ti fa strano che faccio tipo cose, movimenti particolari con le hands? Mi sta dando parecchio fastidio. Guacchita. Non so se ti danno più fastidio i robot o le teste di metallo. Sono tutte due che mi danno fastidio. Poi ci sono le guardie che gridano: oh, mi hanno colpito. Oh mio Dio. Tu pensi che questa cosa la faccio tutte le volte che siamo in live con la tua voce, la musica, le guardie. Glacchite. Non ti ricordavi i rumori del gioco così? No, ma poi c'è poi la musichetta. La musichetta. Quella ultima, quella partita. Questa di Rico è carina. Poi cambiamo. Oh, moia carina, pure. Mettiamo questo che bello carico. Bro! Oh, poi dici a me, compa. Bro! Mi siamo visto. Ok. Dovresti mettere un botte per la musica? No, la scelgo io, bro. No, bro, ho quanto pare più ho problemi. Anche ragazzi. Perché se metto un botte per la musica, raga. Mi stonate. Vi ho già dato 1000. Allora, raga, vi ho lasciato. Vabbè, ci sono un sacco di cose. Vi ho lasciato 3 bug. Siete liberi. Non li ho corretti apposta. Se voi siete bravi, li scoprite. Ah, se tu dici per farli scoprire. Ah, questo non l'ho mai pensato, effettivamente. Potrei spammarvi la mia playlist. Non l'ho mai provato, effettivamente, sta roba di dire cosa ascoltiamo. Ma. Ok, possiamo provare a impostarlo. Se lo sai impostare, poi vediamo. Vieni sul Discord più tardi quando stacchiamo che proviamo a impostare questa cosina, che è interessante. Oh! Mamma, compa. L'hai fatta a piedi? Hai preferito farla a piedi? Ok. Sì, stavo uscendo un attimo pazzo, non so se... Sì, non te lo sguardo.
E, questo è interessante, lo potremmo programmare se lo abbiamo già pronto, è top. E quindi poi in caso dopo lo facciamo. Tuttavia, dicevo, vi ho lasciato tanto liberi, quindi se voi siete bravi a scoprire queste cose, potreste farmi fare una live con Cappello, che chiaramente verrà remixato ad altro, ma suoni infiniti, vi dico solo questo. Se siete bravi, suoni infinite. Io ho fatto un bug specifico che nessuno ancora ha capito. È strano, perché comunque l'ho fatto da 6-7 mesi e i suoni li avete usati tantissimo. E soprattutto nei live di Pro, i suoni è la cosa che va di più. Durante Pro è folle. Che dice? Ah, l'ho fatto già, zio. Ho fatto 92 miles. Vuoi farlo pure tu per divertirti? Proviamo. Ma è finito. Ah, l'hai fatto proprio. Okay. Perché non la disegna? Non l'ho capito. Perché la puoi rifare? Penso che puoi migliorare il tuo punteggio. Ha detto pure Chris che non ci dà nient'altro. Prova a fare 100 miles. Avevo fatto Brotos, prima ho cominciato a prendere 5.000, 6.000. Ho fatto C'è un bug per i suoni infiniti, sì. Ve ne ho spoilerato uno, raga. Non ve li fate, spoilerare gli altri. Perché sennò non c'è gusto. Allora, io penso che il bravo cacciatore è quel cacciatore che sa ricercare non la preda, perché a prendere la preda siamo tutti bravi, no? Ma sa ricercare il modo migliore per poter prendere quella preda. Per esempio, io tiro una Pokéball dentro l'erba, ok? Uh-huh. Però mi aspetto che c'è un Pokémon. Faccio un headshot al buio ed è starlo. Ed è già successo. Quindi quello secondo me è un grande cacciatore. Non l'hai mai vista questa cosa? Ti cerco headshot al buio. Davvero non l'hai mai vista? No. No, bro, impazzisco. No, io proprio sono in un video in cui io impazzisco perché dico non è possibile che l'ho fatto. Vediamo se lo trova. Eccola là. Scrive headshot al buio starli, esce subito. Allora, così avevo proprio la visione precisa. Ho missato. Ok, è scappato. Trollato. Mi ha visto? Suga. L'ho preso? Al buio? Oh. Ombre, cazzo. Ma che c'è? Follia. Compa? Follia. Capito? Soltanto sono stato lì. Ho cercato quello della preda. Sì, questo è solo il momento della... Capito? Mi ha fatto troppi saldi del tramonteggio. Signor Lollo la sta sfidando. Su? Guarda, mi ha fatto troppi saldi senza punteggio. No, è vero, faccio schifo. Non mi ricordavo i trick. E non me lo ricordo tuttora, in realtà. Cioè, non so come hai fatto a fare 6.000, tipo. Non lo so. Ho messo la canzone... Facciamo così, ti metto la... Vuoi, ti faccio... No. È necessario. Allora, ho messo la canzone di Conan. Ok, ce l'hai, perfetto. Quella canzone lì... E ho detto questa è la canzone giusta e ho cominciato a fare cose strane. Ok, vai. Sei pronto? Allora, dimmi quando ci sei, che intanto ti trovo la canzone. Sei già operativo? Vai, trovami la canzone. Sì, andiamo un attimo perché sono più di 300 pezzi. Quindi aspetta un secondino. E non mi ricordo. Eccola là, non è questa mai. Vedi se è questa? Vedi se è questa prima di startare? È questa? Vedi tu? Mi stai mettendo un dito nell'orecchio, ma... No? Ok, non è questa di Conan, è un'altra. Comunque mi hai messo palesemente un dito nell'orecchio, non ti sei reso conto. Allora, tentiamo i 100 miles. Della follia. E l'ultima? A quanto pare potrebbe essere. No, questa è così. Mal di cazzo. Non è perfetto, non è questa canzone, abbiamo perso solo del tempo. Vai, gioca, l'anno te lo faccio fare. Non è questa la canzone. Non lo so se Conan. No. Però se me lo fai va bene. Scusa, metti, c'è ragione. Se io faccio, io muovo, tu non ti puoi muovere.
Se mi muovo tu non ti puoi muovere. No, non posso fare, mi lagga tutto. Ok, allora ti faccio fare. Vai, ti metto questo. Potrebbe essere la canzone giusta. Vai. Vai. Ma è quella tipo quando fanno vedere il titolo dell'anime? Sì. Sì, è esattamente quella. Che cosa ti sta dicendo? Ok. Che cosa era successo? Okay. Ho visto il tuo sguardo così. Può essere la canzone giusta? Non c'è canzone, ma c'è... Non sto facendo punti, perché? Vai, vai, vai. Ma senti? Potrebbe essere quella giusta? Cento, bravo, bravo, così. Vedi, questo era lo sguardo che avevo anch'io. Di nuovo, bam, fai tipo 6 miles. All'indietro? Bello. Sono sbattuti di più. Bravo, 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 bravo. Secondo me penso che siano le cose più belle di questo gioco, così, no? Ok, 2-8, 2-3, 6-2. Na 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 na. 1009? 6-20? Ok, fai 60 miles. Ok, vuoi rifarlo? Oppure no? Perché Lorenzo ha mandato la canzone giusta. Metti pausa, metti pausa, metti pausa. Esattamente questa, Lolo. Bravissimo, perfetto. E come faccio a mettere la canzone da Spotify? Qual è il link mi serve? Posso giocare? Sì, vedi se è questa? Ma dai, va bene questa, dai. Va bene, va bene. Vai. Perché la cerco troppo. Un po' alta però. Abbasso io? Ok. Ok. Troppo? Va bene, va bene. Dove cerco la canzone? Perché quella canzone ti dà proprio la carica, quella giusta. Bro 9005. Hai visto? Ti ho detto che a un certo punto comincia a fare Brotos con me. Vai con i 6 miles, vai con i 6 miles. 5-7, vai, bravo, 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 boom, 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 boom! No, hai perso qua. Va bene, recupera, 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 recupera. Siamo a 1:42 miles, insomma, come prima ero io, fumo gigante. Vai, 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 2-2, 2-2, 2-2. Ok, 5-4, vai, cerco di chiuderti con la canzone adeguata. Cazzo, eh. Na 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 7-1 7-7 Dai bro, portiamo la 100 miles. Portiamo la 100 miles. Otto e due. Otto e quattro. Otto e sette. Nove miles. Sei a 9 miles, bro! 9-2! No! 9-4! Più di là! 9-6! Ma 3 miles! Un'altra mile! Un'altra mile! Vai! Closed! Abbiamo chiuso! Come sei impazzito, come ti ho visto lo sguardo super folle! Comunque. Il potere del Lord! Non ti ho mai visto con impegnarti così tanto in qualcosa, sono serio, eh? Nemmeno i giochini quelli super folli! Oh, se lascia questo! Ah, ti piace, devi stare relaxato. Ma non devo dire relax. Il mondo di relax è importante. Non devo clamare così, non cambiare. Wesh. Però 100 miles. Però non 100 un cazzo. Però 100 miles. Sailor Mirko. Sailor Mirko. Possiamo fare il cosplay di Sailor Mirko? Raga, se raggiungiamo le 50 sub, è cosplay di Sailor Mirko. Non puoi decidere. Sì, 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 raga. 50 sub, cosplay di Sailor Mirko. Adesso, proprio subito. Sto andando
dal lato giusto. E comunque la canzone ancora non la trovo. Tutto questo, bro. Mi mandi la singola su WhatsApp, allora, che è la prova da WhatsApp. Come si faceva? Non l'hai... Senti, ma nel notturno proschinata? Ma che torni? O vuoi stare safe? Ma vediamo. C'è pure Lollo a casa. Lollo proschinata folle? Poi mi mandi l'album, bro. Perché mi mandi l'album? Mandami solo la singola, mandami solo la singola. Attenzione! Bello. Ma abbiamo già preso questi. Sì. Vuoi farlo? Non ho capito. Ciao signor Gianco, come stai, Babylon? Ecco, è questa qua. Ok, dimmi com'era la canzone giusta. Era proprio quella, comba. Sì, infatti, guarda. Ti dà proprio la vibes adeguata, devo fare i mega salti, comba. Sto rubando... Ah, sto subendo le pene dell'inferno, perché? Avevo letto sto rubando, non capivo le penne. Vuoi alzare? No, abbassare o no, abbassato. Un po' troppo, ma... Promessi sposi, belli proprio Promessi sposi, bro, mi sono appassionato di letteratura. Allora, zi, quante ne ma? Puoi aprire un attimo, pausa. Mancano 400. Hai già controllato? Meno di 400. Sono 340. 260. Però abbiamo fatto parecchio. Ne avevamo tipo una centinaia. Cosa possiamo prendere? Cioè, cosa manca? Questa combinazione del caso starto e fatti miei, proprio assieme a Proschi senza problemi. Me lo devi dire tu, Broschi, Londra. Se tu vuoi aspettare noi, sto leggendo il segreto, bello. Non mi ricordo qual è la versione mia, però vabbè, questa qui la conosco, non è male. E, se vuoi già aspettare noi che lasciamo un po' di Proschi Land, no. Perché devi spendere soldi per testa piccola e testa grande, bro? No, noi non l'ho comprati apposta. Quelli sono 15, ci sono tanti. Non vedi la testa grande di Jack. Mia zio è un mega elfo, compa. Ma a te fa ridere tantissimo questa cosa. Metti testa piccola, metti testa piccola. Scusa, zoom per favore. È un Funko Pop, raga. Lo vorresti il Funko Pop di Jack? Non così. No, ti farebbe senso? Serio? Questo non direbbe giocare per tutta la sera. No, in realtà tra poco dobbiamo staccare. Solo il tubo sopra qua. È proprio quello? Vuoi giocare con la testa enorme? Mi sa che è l'altro tubo. Forse è l'altro, vediamo. Sì. Vabbè, vediamo. Aspetta, no, forse no. Salta, vai a destra. E invece no. Is the tubo. Is the real tubos. Ok, però la trasformazione è proprio mega cringe con la Jack testa grande. Chissà quella con la luce. Ma se potrebbe stare tutta la notte e giocare a Jack. Sì, ci passeresti 12 ore su Jack. Volendo sì. Però ti stancheresti dopo un po'. No, volendo ce la passerei. Un gioco da 12 ore. Dipende sempre dalla giornata, zio. Io pure tutta il fare 12 ore. L'abbiamo fatta. Però ti sei dovuto preparare mentalmente. Un gioco che per te è così tanto comfort da 12 ore. Non riusciremo a vincere questa guerra. Ce l'ha dato veramente lì? E mi ha detto pure, ti devi pure preparare. Non salta. Ah, non è qui. Quello. Ma sembrava qui, però. Scusami. Ma non è che è qui? C'è inculato? Bro, aspetta, scusa. È qua a fianco, è proprio qua. Aspetta. È là, forse là? No. No. Perché? Ma non è così in alto. Ma non è così in alto. Vedi, però te lo mostra questo, zio. Però...
Però non è mai così in alto, non te lo fa capire che è così in alto, sembra là a fianco, cioè. Compa, che allucinato. Sembra a fianco. È una cosa allucinata questa, bro. Guarda, sembra lì, invece guardalo, beh. Voglio pure là in alto. Lo prendi? Okay. Una cosa allucinata. Sì, compa. Un gioco che non avresti mai problemi, ma vi dico mai, cioè torni a casa, cacchi e giochi sempre solo a quel gioco per tutta la tua vita, senza mai seccarti, ma per me è Kingdom Hearts. Dobbiamo... Hai dimenticato qualcos'altro? No, stavo pensando più che altro al gioco. Ok. Non lo so, così non ti saprei proprio rispondere. Non hai un gioco del genere? Al momento ti direi no. Non l'hai nemmeno avuto quando eri piccolo? Beh sì. E tipo? Tipo ho giocato per tantissimo Monster Hunter, proprio tantissimo. Ma Monster Hunter è quel gioco che giocavi in qualsiasi ora. Sì. Dal dottore a casa, a scuola. Sì. Ok, allora è quello. Qualsiasi titolo. Sì, ne ho giocati tantissimo Monster Hunter. Salva. Salva. Sei lag di fila, salva. Regolare proprio. E poi c'è ancora live sola. Però abbiamo già finito. Poi abbiamo già finito Jack. Sì. E che facciamo dopo? Vabbè, ancora non. Cioè, per finirlo tutto. No, ancora ci vuole, ma spoileriamo il prossimo. O non lo vuoi dire? Vabbè, abbiamo ancora X comunque. In realtà ce ne mancano tre di Jack. Ci mancano X, Dexter e Jack Oltre i Confini. E Oltre i Confini mi ha detto che pure è bello. Sì, ma vale, a me piace. Ma vale come la trilogia? Secondo me è una storia totalmente a parte, zia. Cioè, abituare che c'è un... considera che Willy non ha una navicella. Ok, quindi perché si basa sul cielo. Perché fa tipo con lo sguardo strano che ho fatto tipo così? Non ho visto, cioè, cos'è? No, mi stavo... sei sul cielo con... Una... Ma Willy sembra una navicella, non cammini mai a terra. No, ci sono delle isole, sì, per carità. Però potenzi il veicolo, insomma... Però sì. Si vola. Aspetta. Perdi fino. Che cosa è successo? Perché togli le cuffie? Ma se puoi anche abbassarle, ma cioè nel senso se non stai facendo storia ti riposi anche le orecchie. Sì, infatti. Stangiorà. Secondo me arriva davvero che non va a giocare sì. A Pokémon. E impazzisci con me. Non lo so. Scusami, ho già un po' di occhio folle. Questo che era la corsa, sbaglio? Sì, è quella, proprio la parte della corsa. Senti un attimo, ma se giochi a Pokémon con la mia playlist? No. Togli la musica di Pokémon e giochi con la mia playlist. Puoi comunque skippare tutte le canzoni che vuoi. Con quale macchina me la fa fare? Non lo so. Vuoi provare? O spendiamo 8 a cazzo? Lo fai tu la corsa? La corsa poi mi piaceva farla. Non mi ricordo i tasti, però... Ok, tentiamo. Ah, ok, sei... Come si corre? R2? No, X. Perfetto. Ok, questo è il turbo. Sì. Riesci a regolarti? Ok. Le pietre sono ok, perfetto. Oh, quanto è bello quando mi date corda, raga. Oggi abbiamo pubblicato il video del Matthew crea follia sui videogiochi. Ok. Quindi riesce a fare quella cosa che ricordo che nel discorso che facevamo. Nessuno conosce questi videogiochi, noi li portiamo in auge. E un ragazzo ci commenta, allora dico in live. Alla fine basta che se ci diverte, buona fortuna. Grande. Vi amo. Quando fate, questa è una community che a me piace tanto, raga, cazzo. Ma sì. Tu, è la tua community. Sì, con la macchina io comincio a... La faccio io? Ma sei da solo, bro? Sì. Devi battere te stesso. Devi battere il record. Dico, devi battere te stesso, però, guarda. Quante stampe siamo? Perché mi sa che stiamo per sbloccare... Stiamo per sbloccare la... Live Proschi con i cappelli. Vediamo, scopriamolo insieme. Vuoi che la faccio io?
La faccio io? No, no. La vuoi fare tu? Aspetta prima che... No! Salva. Qualsiasi cosa stai facendo, prima salva. Poi ricomincio missione, poi fai pausa. Ah, mosciamo. Però esci dal gioco. Ah, no, esci dalla missione. Non lo dice. Io farei un attimo... Salva, yes bro, e poi usciamo dal gioco. Vediamo a quante sabbe siamo per Proski. Manca una sub di nuovo. Raga, se arriviamo a ste 15. Manca una folle sub. La live coi cappelli. Non la volete vedere? Va bene, signori, noi ci vediamo più tardi, forse. Con la prossima live. Io sono Matthew, lui è Mirko. Ciao. No. No, fai triangolo. Vabbè. Ok. Pistola! Oggi vediamo così. Concludiamo con un bel bazooka a Mirko. In the book in the place.